Vista l'importanza tanto dell'autore, del libro, dei relatori, diventa oggetto di una trasmissione televisiva che esporteremo a livello nazionale sul canale Telepate Pio, poi ci sono anche altri colleghi che vedo qui, per cui ragazzi è importante fare bella figura. Questa è una scuola che io conosco, quindi non ho dubbi da questo punto di vista. Andremo un po' a stravolgere quella che è una classica e tipica presentazione di un libro, di questo ringrazio già anticipatamente l'autore che ce lo consente, perché non vogliamo raccontarvi un libro e basta, vogliamo ragionare insieme a voi su questo libro, e questo è il senso per il quale si sceglie la scuola e si vuole fare questo percorso insieme a voi, per cui sarete parte attiva. Questo tavolo ci divide solo simbolicamente, quindi immaginate come se non ci fosse. Sarete parte attiva di un discorso, di un dialogo che chiaramente ci fa affrontare una tematica molto molto importante. Detto questo, fra un minuto iniziamo, quindi vi chiedo gentilmente, se ci sono telefonini accesi, di spegnerli o silenziarli. Tenete in considerazione che ci sono le telecamere, e soprattutto vi verrà data la possibilità di interloquire con i nostri ospiti. Se qualcuno dovesse uscire per esigenze, fatelo cercando di non passare davanti alle telecamere. Per il resto, se sono silenziati i telefoni, possiamo anche iniziare. Se gli operatori mi danno un ok, se siete pronti. Partiamo con un applauso. Ecco. Era un applauso. Allora, facciamo sistemare anche le altre persone che sono arrivate. Chiedo al nostro regista, te ne basta un applauso? Ne vuoi un paio ore e poi andiamo. Prendiamo quelli spontanei, va bene. Allora, possiamo iniziare. Buongiorno, bentrovati, grazie all'ITAS che oggi ci ospita e grazie al professor Ciconte che oggi ci regala attraverso il suo libro un momento di riflessione molto importante, riflessione che andiamo a condividere con il prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza, grazie anche a lei per essere qui, con l'onorevole Angela Napoli e con Rita Tulelli che rappresenta la produzione di questo evento, con lei che ha voluto organizzare questo momento. Universo Minori insieme alla Fenice ci offrono un altro spunto di riflessione su tematiche importanti, ma il modo come ce lo offrono è qualcosa che ci inorgoglisce, perché ci danno la possibilità di ragionare con voi ragazzi, ragazzi che siete il futuro del mondo, anche il presente ovviamente, ragazzi ai quali noi non vogliamo far ascoltare delle cose, ma vogliamo ragionare su queste cose insieme, per cui un momento in cui noi avremo la possibilità anche di sentire i vostri interventi e chiaramente tireremo anche in ballo i nostri ospiti. Io do subito la parola a Rita Tulelli, organizzatrice di questo evento, dicevo insieme all'associazione Fenice. Rita, grazie per questa opportunità, ti consegno i ragazzi per dare il tuo saluto, ma soprattutto anche per introdurci questa giornata. Grazie Domenico, buongiorno a tutti, ringrazio la scuola professionale chimico-biologico Chimirri nella persona della preside, la dirigente Teresa Rizzo, la quale è stata molto disponibile ad ospitarci oggi per la presentazione del libro Storia dello stupro e di donne ribelli del professor Enzo Ciconte. L'associazione Universo Minori si occupa di tematiche legate al mondo dell'infanzia, però si occupa anche di tematiche riguardanti la violenza sulle donne. Infatti io sono dottoressa in legge e seguo molto questo fenomeno, lo seguo anche molto da vicino purtroppo. E si sa che questo è un fenomeno che si sta espandendo a macchia di leopardo soprattutto negli ultimi anni. E il messaggio che oggi vogliamo lanciare a voi ragazzi, ma soprattutto a voi ragazze, è che ogni donna ha un proprio confine fisico che è rappresentato dalla vostra pelle, e ogni sconfinamento che avvenga senza il vostro consenso e ancor più se attuato con la forza è una grave offesa.
dovete comprendere, voi donne, che le botte non si meritano mai. Un uomo violento non è capace di amare, perché un uomo violento non è capace di amare nessuno, in quanto un amore sano non lascia lividi sul corpo, un amore sano protegge, non picchia. Perché un amore deve essere vissuto soltanto ed esclusivamente se si basa sul rispetto. E oggi ne parleremo appunto con voi, che porrete delle domande a noi relatori, col prefetto di Catanzaro, la dottoressa Latella, con l'onorevole Angela Napoli, con gli altri illustri relatori e anche e soprattutto appunto col professore Ciconte, che ci ha onorato di questo prezioso libro. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie. Di dare la parola alla professora Ciconte, che ci porterà per mano in questo viaggio. Io vorrei dare la parola alla dottoressa Fabiana Rapino, sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, alla quale ecco, io chiedo un saluto. Intanto la ringrazio per essere qui, chiedo un saluto e attraverso il suo saluto ecco, vogliamo proprio introdurre l'argomento, perché chiaramente questo argomento ci porta al rispetto delle regole. Sì, buongiorno a tutti, io ringrazio voi per l'invito che è stato esteso anche alla Procura della Repubblica di Catanzaro, che come ufficio che presidio di legalità è sempre onorato e ben lieto di partecipare ad eventi come questi, che oltretutto vedono come primi destinatari proprio i ragazzi, che come abbiamo appena detto sono il futuro, il nostro futuro, il futuro della nostra nazione e della nostra società. Il tema che oggi viene trattato è quello della violenza sulle donne, su donne che comunque sono state in grado di ribellarsi di fronte a vicende umane subite sulla propria pelle, caratterizzate da una violenza indicibile. Parliamo anche di femminicidio quest'oggi e io al di là ecco, degli aspetti tecnici che possono riguardare la legge del 2013 che ha introdotto una serie di meccanismi a tutela, meccanismi previsti appunto dalla legge per rafforzare la tutela della donna, sia dal punto di vista sostanziale che processuale. E, al di là appunto di questi aspetti più tecnici, più legislativi, vorrei puntualizzare il mio intervento su ciò che può riguardare appunto i ragazzi, cioè voglio dire questo. Quando intervengo io, quando interviene il pubblico ministero, l'autorità giudiziaria, è sostanzialmente il fallimento del sistema, perché vuol dire che una donna già è stata violentata, vuol dire che una donna, una ragazza, una bambina già è stata maltrattata, e una ragazza come noi, che potrebbe avere la vostra età o la mia età, io ho qualche anno più di voi ma sono comunque una ragazza, vuol dire che questa ragazza sulla sua pelle già ha subito dei lividi, ha già subito dei messaggi su WhatsApp e su Facebook offensivi, lesivi della sua reputazione. Quindi quando io intervengo, il reato già è stato commesso. Ora lo Stato mi dà una serie di strumenti per attenuare, per azzerare nella migliore delle ipotesi queste conseguenze. Ma è pur vero che bisogna prevenire queste condotte di violenza, come si prevengono? Con la cultura del rispetto dei diritti degli altri, del rispetto dei vostri coetanei, delle persone più deboli rispetto a voi, del rispetto appunto della libertà delle persone come voi. Questo cosa mi porta a dire e concludo? I mezzi di comunicazione, questo è un aspetto che forse interessa proprio i ragazzi. C'è stata con la legge del 2013 l'introduzione di un aggravante che prevede la appunto un'aggravante specifica, se non ricordo male, sul reato di stalking, che prevede un aumento di pena per le condotte di vessazione, di violenza che avvengono mediante mezzi informatici e telematici. Ora ragazzi, ascoltatemi, c'è stata un'evoluzione nei mezzi di comunicazione. Sappiamo che oggi socializziamo con Twitter, con WhatsApp, con Facebook. Io vi chiedo questo, e questo è un qualcosa che passa proprio dalle scuole. Cerchiamo di accompagnare a questa evoluzione dei mezzi di comunicazione anche una evoluzione della sensibilità e del rispetto degli altri. Non facciamo in modo che questi mezzi di socializzazione siano veicolo di violenza. Per questo credo che questi interventi, questi appuntamenti nelle scuole siano fondamentali, perché è qui nella scuola che si forma, come abbiamo detto sin dall'inizio, la generazione del futuro, ed è per questo che vi chiedo di operare sempre in
totale rispetto degli altri, e rispetto significa anche denuncia, saper denunciare gli episodi di violenza dei quali venite a conoscenza e che magari ecco, potrebbero riguardare anche persone a voi vicine. Ringrazio ancora per la possibilità che è stata data alla Procura di fare questo intervento in una mattinata così importante e auguro buon lavoro a tutti. Grazie, grazie a voi per questo. È veramente importante. Beh, il professore Enzo Ciconti diventa anche difficile presentarlo perché ci vorrebbero molti minuti a disposizione, però ovviamente mi piace ricordare quello del docente di storia della criminalità organizzata all'Università Roma III, esperto di 'Ndrangheta, ha scritto numerosi libri, li stiamo anche vedendo ora qui in grafica. E questo libro che oggi noi attenzioniamo, professore, ecco, è una dedica, se lei mi consente di poterlo fare, ecco, a tutte le donne, a quelle donne che lei racconta possono sicuramente trovare il coraggio e ribaltare la propria situazione, quindi da uno stato chiaramente di chi ha subito a protagonista attivo di un percorso culturale, un percorso di riscatto, un percorso che forse ecco, salverà tante altre persone, quindi testimonianze importanti, testimonianze che vale la pena raccontare, per cui a lei il microfono e grazie ancora per essere qui, ecco, ci introduca nel suo volume. Sì, grazie, io intanto ringrazio la professoressa Tonelli per aver voluto organizzare questa bella iniziativa, la preside, perché ci ha offerto di locale la possibilità di avere una discussione come quella che facciamo questa mattina. Io vorrei dire in pochissimi minuti due cose, proprio per introdurre la discussione. Il titolo del libro è Storia dello stupro e di donne ribelli. La storia dello stupro è una storia finita. Se volete si potrebbe dire che lo stupro accompagna l'umanità la sua sorgente. Quindi da questo punto di vista non c'è niente di nuovo. Qual è la novità? La novità è nel sottotitolo, donne ribelli, perché non è vera l'immagine, oppure ci è stata consegnata, che noi leggiamo in molti volumi, in molti libri, che la donna ha sempre subito, che la donna è sempre stata schiava dell'uomo, che la donna ha sempre detto sì all'uomo. Naturalmente ci sono state molte donne che hanno fatto così, hanno fatto purtroppo in alcuni casi continuano a fare in questo modo. Ma la straordinarietà delle vicende che io racconto consiste nel fatto che molte di queste donne erano donne del Settecento, dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, che non lavoravano, quindi non avevano una propria autonomia, e che di fronte ad una violenza sessuale si ribellarono e dicevano no. Guardate, non dicevano solo no nel momento della violenza, dello stupro, perché quella era normale. Era normale, continuavano a dire no dopo, quando l'uomo, i parenti dell'uomo, cercavano di rabbonire la donna, di evitare la denuncia, proponendo alla donna violentata due cose: i soldi per potersi fare la notte, i modali del discorso che facevano Rozzo era questo. Vabbè, oramai non hai più la verginità. Quindi quello che era per te un punto fondamentale nella cultura della virginità, il bene più prezioso, dicevano allora i giudici, non ce l'è più. Però ti diamo una dote, ti diamo i soldi, in modo tale che tu con i soldi, in qualche misura, qualcuno che ti sposi, che quindi ti faccia compagnia della vecchiaia, lo trovi. Per molte donne dell'epoca, che erano donne povere, donne che non avevano un reddito, poteva essere allettante ricevere questi soldi e avere la possibilità di sposarsi. Bene, io metto in luce una serie di donne innumerevoli che dicevano no, io non voglio i soldi. E non volevano un'altra proposta che gli veniva fatta. Il matrimonio cosiddetto riparatorio. Dice vabbè, ormai il fatto è fatto, chi ti ha violentato ti sposa. Addirittura c'erano stupri di gruppo, perché l'uomo è sempre bravo a mettersi insieme per colpire una donna, perché da solo non ce la fa spesso e quindi ha bisogno di aiuto,
E in questi casi la proposta era: fai una cosa, sono quattro, sono cinque, quattro ti pagano la dote, ti formano la dote, così tu ti puoi sposare, e il quinto, l'ultimo, ti sposa, non paghi i soldi e ti sposa, scegli tu chi vuoi. Voi capite bene che era un discorso che molte di queste donne si rifiutavano di fare. E io racconto alcune vicende davvero toccanti. C'era una donna, una ragazzina, aveva 18 anni, che faceva la mendicante perché non aveva soldi. Si metteva davanti alla chiesa con la mano così per chiedere soldi. Questa donna è stata violentata, gli è stata proposta una somma ingente per lei, perché lei ha avuto la forza e il coraggio di dire no. Io sono mendicante, ma la mia dignità non ha prezzo. E andavano a processo. Questa è una parte, poi c'è un'altra parte, che è una parte nascosta, che è una parte che finora non è stata raccontata. Io sono calabrese come voi. E quando ho scritto questo libro, quando ho letto queste sentenze, io ero, come voi, preso nella cultura dell'uomo che si deve vendicare. Di fronte a un fatto d'onore, il calabrese, questa era la nomea che avevamo noi calabresi, prendevamo il fucile, il coltello, e risolvevamo in questo modo la questione. Tanto è vero che nel codice penale, fino in tempi recenti, c'era il famoso delitto d'onore. Cioè la donna mi tradisce, io ho l'autorità, come dire, sono autorizzato da parte dello Stato ad ammazzare e vengo punito di meno. Perché c'è il delitto d'onore, c'è una causa d'onore. L'immagine del calabrese, l'immagine che viene fuori da questo libro è esattamente l'opposto. È di un uomo che certo violenta, ma anche di un uomo parente delle donne violentate che accompagna le donne in processo. State attenti, oggi chiunque può andare dal giudice e chiedere il risarcimento di un danno ricevuto. All'epoca questo non era possibile, perché la donna non aveva una personalità giuridica. La donna poteva farlo solo nel momento in cui era autorizzato o dal padre o dal marito ove fosse sposata. Chiaro? Quindi tutte queste donne che sono state ribelli lo sono state perché in famiglia, con i padri o con i mariti, sono andati davanti al giudice chiedendo non la vendetta, ma chiedendo giustizia, chiedendo che quell'uomo che non le aveva rispettate venisse punito secondo legge, secondo giustizia. Questa è la grande novità, una delle novità del libro, nelle quali mi sono imbattuta e che ho cercato di mettere in evidenza proprio raccontando questi fatti. Una novità che ci dà la possibilità di avere degli spunti di riflessione importantissimi. Questo è un po' il taglio degli incontri di Universo Minori, che personalmente apprezzo molto. Beh, uno di questi spunti ce lo offre Sua Eccellenza il prefetto di Catanzaro, che sicuramente ha letto il libro, ma soprattutto, ecco, poi ci dirà anche quelli che sono chiaramente gli strumenti a disposizione da parte dello Stato, che rappresenta ovviamente la massima espressione dello Stato qui in città, ma ci fornisca anche la sua riflessione su questo volume che so ha letto anche molto appassionatamente. Buongiorno, ringrazio il professore Cicoperi, ringrazio innanzitutto l'organizzazione, la preside che ha avuto il coraggio di portare questo argomento fra i ragazzi. Ci vuole coraggio, perché non è usuale, non è usuale, anche perché il mondo delle donne e degli uomini si forma soprattutto quando si è giovani, e quindi è da là che si parte poi per affrontare nella vita in modo diverso le varie situazioni. Il libro del professore Cicotto l'ho letto con fatica, nel senso che l'ho dovuto leggere di notte, professore, perché non avevo altre possibilità. Però devo essere sincera, e mi ha appassionato, nel senso che mi ha fatto scoprire una serie di fatti che poi sono molto attuali, perché non è cambiato granché. Il professore fa un escursus, purtroppo sì, fa un escursus che parte dal passato e arriva quasi fino ai giorni nostri, attraverso atti giudiziari, quindi
con prove e quindi con accertamenti fatti, e che ci dà uno spaccato soprattutto della nostra Calabria, che alla luce anche di episodi recentissimi devo dire che non è cambiato granché. Ma non solo della nostra Calabria, se posso essere sincera, sentivo stamattina, e l'avrete sentito pure voi, la violenza subita da quella bambina in Francia, Chloé, nella città mi pare che fosse Calais, sì, a Calais, e quindi un'altra realtà, un'altra dimensione rispetto alla nostra, una bambina violentata e poi uccisa. Ci sono in queste pagine esempi di questo genere che si ripetono nel 600, nel 700, nel 800, nel 900 e si ripetono ancora oggi anche in zone teoricamente molto più progredite di noi. Il punto è un altro, credo, il punto penso che sia un fatto culturale e nel rapporto uomo-donna. E nel rapporto uomo-donna ancora, secondo me, irrisolto, perché per troppo tempo la donna è stata considerata oggetto e non soggetto. E cambiare oggi, rivoluzionare questo rapporto è una rivoluzione copernicana. Gli uomini, anche quelli che si esprimono nelle forme di maggiore apertura mentale, e io lo vedo, lo noto nel mio lavoro, quindi è abbastanza anche soggettiva la mia riflessione, sono aperture mentali talvolta solo di facciata, infatti, perché culturalmente bisogna, oggi va di moda dire questo e ci sono nuove aperture, ma di fatto pensano altro. Mi sono ritrovata spesso a dover colloquiare con colleghi che mettono in evidenza la differenza da quando l'amministrazione ci sono anche le donne, troppe cose sono cambiate e naturalmente peggiorate, quello sotto il testo. È chiaro che c'è una riserva mentale nei confronti di quello che una donna fa, che è tutt'oggi presente, assolutamente contemporanea. E per questo dico che la preside è stata anche coraggiosa, perché nel senso che portare un libro come questo è un po' una rivoluzione all'interno di un meccanismo che oggi come oggi vorrei sentire i ragazzi, ma non le ragazze, perdonatemi, io do per scontato che le ragazze abbiano una nuova apertura, lo spero proprio, perché altrimenti non parliamo di nulla, ma vorrei parlare soprattutto con i maschi, scusatemi il termine poco elegante, ma perché vorrei capire loro che cosa pensano, vorrei capirlo anche, e forse sarebbe bene, attraverso, forse pubblicamente questo non ci si arriva, ma attraverso un tema, una riflessione, che su questa cosa probabilmente quando c'è un foglio bianco e una penna si riesce a esprimere meglio quello che si ha in testa piuttosto che di fronte alle telecamere. Però è chiaro che questo incontro oggi deve mettere in evidenza soprattutto l'importanza di aver scritto un libro che in un momento in cui poi i fatti di violenza sono nei confronti delle donne, anche perché appunto piano piano sta forse nascendo una cultura diversa, sono finalmente all'ordine del giorno. Il femminicidio, che poi è la parte più diciamo rilevante di un percorso che vede le donne oggetto, il femminicidio purtroppo oggi è all'ordine del giorno. Vi richiamo un altro episodio recentissimo, la vicenda della mamma di Rosarno uccisa dal figlio perché aveva tradito il padre, ma in una logica mafiosa, non in una logica di onore da difendere, ma in una logica di mafia, perché la cosca aveva dato questo input. Ed assolutamente deviante e fuorviante, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero De Rao, ha detto che è un fatto che al di fuori delle logiche umane, cioè un figlio che uccide la mamma perché la cosca gli dà l'ordine, e quindi vuol dire che il legame con la cosca è maggiore che il legame con la madre, è qualcosa che vorrei dire animalesco, ma offendo gli animali e non mi va di offendere gli animali. Allora è chiaro che in tutto questo c'è soprattutto un fatto culturale,
da superare, perché poi non si può chiedere solo allo Stato di intervenire. Lo Stato, perché è tipico nostro, lo Stato, questa grande entità astratta che sta in un empireo, quando lo Stato è formato da ciascuno di noi, perché ciascuno di noi, chi insegna, chi va a scuola, chi fa il magistrato, chi fa il poliziotto, chi fa l'avvocato, chi fa il contadino, ciascuno di noi è un pezzetto, il professore che scrive i libri, ciascuno di noi è un pezzetto di Stato in cui svolge un ruolo. E lo Stato ha fatto delle leggi, ma non sono le leggi danno l'indirizzo per cambiare, ma non possono, introducono un fatto culturale, lo rendono evidente, ma non cambiano di per sé la situazione. La situazione nasce dal basso, per questo dico che è fondamentale l'apporto della scuola, perché la scuola riesce a entrare anche in quei contesti dove questa cultura si forma, cioè le famiglie, perché queste culture nascono all'interno delle famiglie e spesso rimangono, come dimostra il professore nel libro molto bene, descrivendo una serie di episodi, e spesso rimangono nelle famiglie, perché la vicenda culturale che cosa porta? Porta alla mancata denuncia, a tenere tutto dentro perché ci si vergogna di dirlo, perché la mamma deve proteggere il marito, anche se talvolta il marito stupra la figlia, e ci sono parecchi episodi che il professore Ciconte riporta nel suo libro In questi termini, e quella è un'aberrazione, la figlia si vergogna ancora oggi di denunciare i fatti. Siamo un passo avanti rispetto al passato, ma non siamo ancora in una fase totalmente nuova. Questi processi culturali quindi vanno aiutati, e quindi l'incontro di oggi è importante soprattutto in questi termini, perché per un gruppetto, sia pure non numerosissimo di ragazzi, però noi riusciamo a dare un messaggio, ma la presenza della televisione riesce ad allargare questo messaggio, ad amplificarlo. L'importante appunto è che questi messaggi diventino sempre più frequenti e sempre più aperti. Grazie. Grazie a voi. Allora, abbiamo una parentesi fuori onda. Siamo in una sala convegno allo stadio. Certo, per cui anche gli applausi gentilmente, visto che si parla di rispetto, dovrebbero essere appropriati al luogo dove stiamo parlando. Quindi grazie a Sua Eccellenza, ecco, ci ha riportato Eccellenza un po' a quello che fosse il nocciolo primario, quindi il percorso culturale in primis, chiaramente dei percorsi che vanno sostenuti anche, direi, oltre che diffusi. E in questo penso che il mondo della politica, l'onorevole Napoli, lei lo rappresenta con la P maiuscola, perché il suo impegno, intanto contro la criminalità organizzata, il suo impegno parlamentare, il suo impegno anche nel privato sociale, ci inorgoglisce. Questa presenza sicuramente ci arricchirà di quelle che saranno le sue parole. Però ecco, una politica che certamente, anche per collegarsi a quello che diceva il professor Ciconte, quando si parla del rispetto della dignità, dell'opportunità del lavoro, tante volte chi subisce violenza lo fa perché è povero di questo, così come lo subisce anche chi è povero dell'istruzione, visto che siamo nella scuola. Beh, penso che la politica in questo debba fare tanto, per cui ecco a lei il microfono e soprattutto a lei i nostri ragazzi. Grazie, innanzitutto un rinnovato ringraziamento alla dottoressa Tulelli, alla sua associazione Universo Minori, per continuare a dibattere su argomenti che a volte possono essere anche difficili da trattare, ma che sono, io ritengo, di notevole importanza per la crescita culturale di tutte e soprattutto dei giovani. Un ringraziamento alla preside Pizzo, che ancora una volta ci ospita nei suoi istituti, negli istituti da lei presieduti.
e un ringraziamento particolare al professore Enzo Ciconte per aver scritto questo libro che ci offre l'opportunità di trattare l'argomento, ma che andrebbe analizzato in ogni sua pagina, intanto perché è corredato da numerosi fatti anche giudiziari che sono accaduti, e viene evidenziato nel libro che il problema dello stupro e della violenza contro le donne non è un problema tutto calabrese, perché siamo sempre abituati ad addossarci sulla nostra Calabria i problemi in generale, purtroppo, e lo vediamo, lo registriamo ancora quotidianamente, la violenza sulle donne è un problema antico ed è un problema reale. È un problema che va sì assolutamente modificato, aiutato, risolto attraverso le norme di legge, ma che ha essenzialmente alla base una... Grazie. Ha decisamente alla base una diversa visione culturale, a mio avviso, della donna. Io ho seguito l'iter normativo contro la violenza sulle donne nelle aule parlamentari, in alcuni casi sono stata anche relatrice. E non vi nascondo che sono rimasta subito perplessa quando nel lontano ormai 1996 è stato cambiato il reato dello stupro rivolto fino ad allora solo contro la morale, è stato modificato contro la donna. Beh, devo dirvi che sono rimasta molto perplessa, ma fortemente incoraggiata dall'inizio della trattazione di questo argomento, perché durante le discussioni in aula sull'argomento, l'aula era partecipata, la discussione stessa, ma anche la presenza, era partecipata solo dalle donne. I colleghi parlamentari, gli uomini, faccio questo discorso perché non è da poco, i colleghi parlamentari uomini consideravano la trattazione di questo argomento come un discorso prettamente femminile legato al sono entrati in aula solo nel momento del voto, solo per dare il loro voto. Io già da allora ho capito che anche l'uomo aveva necessità di cambiare la sua cultura sulla visione della donna e capire realmente che cosa fosse e quale grave danno venisse arrecato non solo fisicamente ma anche psicologicamente nel momento in cui una donna veniva violentata. E siamo andati avanti con le norme legislative, devo dire a rilento, perché solo nel 2013 si è passati ad una fase un po' più accentrata con l'individuazione del reato dello stalking, con gli interventi contro anche gli
strumenti informatici e quant'altro. Però le norme ci sono, adesso aiutano, incoraggiano anche ad attuare la denuncia, incoraggiano alla ribellione, c'è l'aiuto, è previsto l'aiuto da parte delle istituzioni nei confronti delle vittime che subiscono il reato di violenza, ma è stato detto giustamente è stato ben evidenziato dal Sua Eccellenza il Prefetto Latella, che ringrazio anch'io perché per questa sua partecipazione, peraltro un prefetto donna, è importante che partecipi alla discussione con i giovani su questi argomenti. È stato detto dal prefetto Latella che bisogna insistere molto sull'aspetto culturale. Io credo che una grande responsabilità ce l'abbiano gli uomini, ma ce l'abbiano anche le donne. Non vogliatemene nel momento in cui evidenzio che credo siamo al giorno d'oggi, stiamo attraversando un momento in cui la donna deve essere capace a riconquistare la propria dignità di donna. Io non posso condividere le storie che evidenziano anche in televisione il fatto che per fare carriera a tutti i costi si è disponibile a qualsiasi cosa. Non dimentichiamo come è stata offesa la figura e la dignità della donna nel momento in cui è venuta fuori la storia delle oggettine nella famosa casa di Berlusconi. Non è un discorso politico quello che voglio farvi, ma è un discorso di riappropriazione, di necessità di riappropriazione della dignità della donna, perché è estremamente importante, cioè cedere pur di far carriera compromessi che oltraggiano la dignità della donna stessa, non è una bella cosa, non è una figura che viene presentata. Quando io ribadisco sulla necessità della riappropriazione e della dignità, della riappropriazione della dignità della donna da parte della donna stessa, è perché spesso quando accadono fatti di violenza contro la donna c'è ancora la mentalità nel pensare che sia stata la donna a provocare, e questo è assolutamente sbagliato. Ecco perché dico la donna deve a tutti i costi cambiare anche la propria cultura, cioè far capire all'uomo che la stessa donna non deve essere vista e valutata solo per il suo aspetto fisico o per il suo aspetto sessuale, ma deve essere valutata per la propria dignità, per quello che sa dare nella società come donna. Io credo che questo sia un cambio di cultura necessario per poter effettivamente allontanare i tantissimi casi di femminicidio ai quali siamo costretti purtroppo a
sentire quotidianamente, che sono veramente gravi. La violenza contro la donna deve essere inculcato nel discorso dell'uomo, la violenza contro la donna è una violenza che si fa anche contro la propria genitrice, perché è la madre che ha messo al mondo l'uomo. Grazie, onorevole. Che viene subita a livello psicologico, c'è cioè la dottoressa Diapinta, che invito qui e la ringrazio per questa presenza. Le consegno il microfono per questa sua breve testimonianza. Prego. Buongiorno a tutti, io non mi occupo tanto di psicologia, io sono una pedagogista e quindi mi trovo nel posto giusto oggi. Mi trovo nel posto giusto perché in una scuola, a cospetto con educatori, con adulti di riferimento, questa è una questione molto calda. Tanti sono i pensieri che mi si sono affollati nella mente ascoltando la relazione del professore Ciconte, quella del prefetto, dell'onorevole Napoli. E io sono qui per fare un intervento breve, ma per una posizione molto critica. Critica nella mia condizione di pedagogista, quindi della pedagogia, che come sapete bene si occupa di educazione e forma docenti, e docenti formano le generazioni future. Nei confronti dei docenti, ma non per colpa loro, è soltanto un punto di vista che adesso io sottopongo a voi, è un consiglio, una critica un po' più leggera nei confronti dei giovani. La pedagogia, perché dico la pedagogia? Perché la pedagogia è ancora asessuata, si rivolge sempre ad un soggetto neutro, mentre le differenze sessuali servono alla pedagogia per fare la differenza nella fisicità fra uomo e donna, una fisicità che si esprime dal punto di vista sessuale e sentimentale in maniera differente, perché al corpo sono legate una serie di percezioni, di emozioni, di frustrazione, accettazione e uno sviluppo anche in senso poetico, che se sfugge alla pedagogia, che continua a centrare l'attenzione su un soggetto da educare, lo immagina sempre neutro e non sessualmente definito e determinato, questo nasce così a monte e porta delle conseguenze a valle. Esiste la pedagogia e le differenze di genere, ma le questioni educative e sessuali, che dovrebbero essere quelle poi che danno indicazione all'educazione e agli educatori affinché questi temi vengano trattati nelle classi, sfuggono totalmente al panorama dell'educazione e quindi dei docenti. I docenti e gli adulti di riferimento, compresi i genitori, perché? Chi parla a questi ragazzi di emozioni, di sessualità e di affettività? Chi spiega che l'amore e il sesso dovrebbero viaggiare insieme e che intorno all'amore e al sesso ruota il rispetto per la dignità dell'altro? Chi dice che lo stupro nasce soltanto in ambienti degradati, in ambienti a rischio criminale? Che cos'è oggi il degrado culturale ed educativo? I nostri ragazzi si formano tramite gli aforismi di Facebook, conoscono l'amore per ciò che dicono, vero ragazzi, dicono su Facebook dell'amore, del sesso e della pornografia che frammenta il corpo per immagini che viaggiano attraverso Instagram, per cui avremo un tempo non lontano in cui l'assetto affettivo sessuale dei ragazzi sarà verso la perversione e la patologia. E lo stupro, la violazione dell'altro anche come identità e profilo identitario, attenzione, perché i messaggi che viaggiano in tempo dei social network fanno di questo problema, lo amplificano in maniera ancora più subdola, perché il consenso virtuale in chat diviene per l'altro una frustrazione di un non reale che porta delle conseguenze. E allora di sesso non si parla e i ragazzi si formano, voi direte come vi siete formati voi nella nostra generazione, attenzione, con un tempo storico meno complesso di oggi, con delle famiglie che garantivano delle presenze in casa, i ragazzi hanno come tutore i social e noi li controlliamo online su WhatsApp per vedere se ancora dall'ultima connessione quindi sono vivi? C'è un'emergenza educativa enorme. L'educazione affettiva sessuale, affinché si riconosca il confine fra ciò che è lecito e illecito, deve passare attraverso l'educazione ai sentimenti e all'affettività dei giovani. Perché Galimberti, nell'ospite inquietante il nichilismo ai giovani, lo dice dai tempi, i giovani stanno male, noi lo vediamo e li guardiamo da genitori, anch'io una figlia, oltre ad essere pedagogista,
sperando che il male passi da sé, perché interrogarsi e intervenire è molto difficile. Io sono contenta di questo libro del professore Ciconde, che mi sono apprestata a leggere ma non ho terminato, perché richiama degli argomenti molto caldi per la mia disciplina. Vi dirò ancora un'altra suggestione che pensavo venendo qui questa mattina: la gestione della sofferenza dei giovani, anche di una sofferenza piccola, quando diventa frustrazione, quando l'amore non corrisposto ti pone in condizione di avere quel dolore che tu pensi insuperabile e che poi si può trasformare anche in un gesto non controllato verso l'oggetto del rifiuto. È tutto un fatto educativo, perché è un fatto culturale. Se l'educazione non interviene nelle scuole e nelle famiglie, perché le famiglie, è vero, sono il primo nucleo di educazione, ma le famiglie non sono tutte uguali. E allora la scuola che cosa deve fare? Deve decondizionare dal negativo quei giovani che nascono in famiglie in cui i valori culturali non sono quelli accettati dalla società in cui viviamo. Quindi il ruolo centrale spetta sempre ai professionisti dell'educazione. Ma questo non per far venir meno l'importanza e l'impegno della famiglia, perché se io nasco in una famiglia che vive situazioni di faida, io non potrei avere nessun altro destino oltre quello che mi è stato dato mio malgrado? Se a scuola si crea l'occasione, come oggi questa bellissima iniziativa, per portare all'attenzione non soltanto dei ragazzi, ma dei docenti, dell'importanza, del ruolo chiave che hanno nella vita dell'essere umano, che è sottoposta alla loro cura in quanto formazione, e allora questi argomenti nel tempo potrebbero avere anche uno sviluppo, diciamo, migliore in termini di riduzione del fenomeno. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Importante tanto responsabilità che permette di giungere, come diceva anche l'onorevole Napoli, hanno anche i massimi di mezzi di comunicazione. Oggi abbiamo una bella testimonianza che ci offre Donatella Soluri, perché è impegnata nella sua veste di giornalista e anche conduttrice in un format, Scacco al Re, nel quale Donatella, prego, ti sei occupata di questo sicuramente fenomeno, ma soprattutto ecco, hai messo a disposizione i mezzi di comunicazione, un percorso importante, un percorso di grande responsabilità. Grazie Domenico, grazie Rita e grazie alla dirigente di questa scuola per aver voluto questa testimonianza. Dicevi bene Domenico, in realtà questo è stato un vero e proprio esperimento, il primo in Calabria, un format interamente dedicato alla violenza sulle donne. Chiaramente in quale chiave? La nostra parola chiave è stata la prevenzione. Il format televisivo però era inserito nell'ambito di un progetto che era denominato appunto Scacco al Re contro la violenza sulle donne, che in realtà però prevedeva diverse fasi. La fase su cui secondo me bisogna puntare l'attenzione oggi, diciamo siamo qui anche per questo, è appunto quella del dialogo con i giovani. Noi abbiamo fatto attività di sensibilizzazione nelle scuole grazie ai dirigenti scolastici di molti istituti di secondo grado della Regione Calabria, che hanno voluto ascoltarci, hanno voluto prestare appunto attenzione a quella che era diventata un'esigenza, l'esigenza di porre freno e di dire basta alla violenza. Io vorrei però richiamare un attimo il tema che in qualche modo ha evidenziato il professore Ciconte nell'ambito del suo intervento e che poi appunto è perfettamente spiegato nell'ambito invece del testo, cioè le donne ribelli, le donne che sono in grado di dire no. Allora, nell'ambito di questa esperienza che poi appunto si è trasformata in un progetto televisivo, tra l'altro sono in onda le repliche, quindi per chi non l'avesse visto in questi giorni su RTC potrà rivedere e riascoltare le testimonianze sulle diverse sfumature della violenza, perché lo ricordiamo, non si tratta di violenza solo ed esclusivamente fisica, ma ci sono diversissime, tantissime sfumature. Noi abbiamo cercato di ascoltare i giovani e pensate un po', la prima puntata l'abbiamo dedicata ad un tema molto molto caldo, che è quello del cyberstalking. Allora, abbiamo sentito nel corso degli interventi precedenti parlare correttamente di femminicidio, della violenza in strada, dello stupro e di tante altre tipologie, ma i ragazzi vivono, come diceva la professoressa Iaquinta proprio due secondi fa, vivono sui social e c'è questo grande pericolo che si associa tante volte a, diciamo, anche al cyberbullismo, perché è un'altra tematica molto calda per quanto riguarda i giovani. Noi abbiamo evidenziato questa problematica, quella del cyberstalking. Perché?
Io lo chiedo ai ragazzi, poi avremo modo magari di parlare. Tante volte i ragazzi stessi vivono una sindrome, che è una sindrome attualissima, che è quella del like, cioè del in qualche modo dover necessariamente piacere, e utilizzano per piacere purtroppo anche il proprio corpo, ed era un altro dei temi che è venuto fuori prima. Quindi postano delle immagini in cui magari si è particolarmente ammiccanti e quant'altro. Questo cosa può provocare? Un pericolo veramente molto molto grande, che mette poi, come abbiamo raccontato nell'ambito dei nostri cortometraggi, in pericolo la vita stessa purtroppo della ragazza, in questo caso, perché la nostra è la storia di Gioia, che è appunto poi adescata su Facebook da uno sconosciuto, inizia ad avere con lui una relazione che poi chiaramente diventa una relazione sessuale. Cosa accade poi? Che la stessa ragazza in realtà è vittima del suo stesso errore, cioè dell'essersi fidata di uno sconosciuto. E questo è un allarme che noi dobbiamo dare, dobbiamo dire ai ragazzi che non si devono fidare di tutto ciò che vedono sui social, perché la vita reale purtroppo non è quella invece virtuale, e bisogna stare molto attenti a tutto quello che si fa. Un altro indirizzo che abbiamo dato ai ragazzi, che spesso utilizzano i social per dire agli amici dove si trovano e dove non si trovano, abbiamo detto loro che nelle come dire, mire di un ipotetico stalker o comunque di un malintenzionato, sapere perfettamente dove si trovano i ragazzi e quali posti frequentano è un ulteriore pericolo. E poi non dovete dare, come dire, modo, non dovete facilitare il vostro ipotetico carnefice. Poi sono tantissimi gli aspetti che davvero si possono evidenziare, perché io ho sentito prima parlare del dialogo con le donne, ma io lo continuo a ribadire, noi l'abbiamo fatto nell'ambito della trasmissione, nell'ambito del progetto, bisogna parlare con i ragazzi, bisogna, come diceva bene il prefetto, in qualche modo introdurre una e avviare una vera e propria rivoluzione culturale che parte dal rispetto per il corpo e soprattutto dà alle donne la capacità e la fiducia in se stesse, perché tante volte avviene proprio questo. Purtroppo la donna, dall'esperienza insomma, perché poi abbiamo fatto interviste anche in luoghi assolutamente non forse istituzionali, noi siamo andati volutamente all'interno dei centri commerciali, nelle discoteche, dove probabilmente non si pone l'attenzione dovuta a queste tematiche, mentre invece ogni minuto può essere importante per continuare a riflettere sulla nostra dimensione soggettiva e in relazione con gli altri. Quindi dicevo, nello specifico parlare sostanzialmente di rispetto in ogni momento, in ogni ambito, e non fermarsi mai nell'attività di sensibilizzazione è molto importante. Un'ultima cosa e poi completo, anche perché voglio giustamente lasciare dicevo, spesso, e questa è un'altra tra virgolette denuncia che abbiamo fatto, si sente parlare di violenza sulle donne soltanto in occasione della giornata internazionale contro la violenza. Allora, questa è un'altra cosa sulla quale noi ci siamo dimostrati assolutamente contrari, e in questo faccio veramente un grande applauso a Rita Tulelli, che invece ne continua a parlare nella nostra provincia, non dico ogni giorno, ma comunque ogni mese mette in campo un'attività di tipo culturale per continuare ad evidenziare le problematiche che purtroppo ci sono nel nostro territorio, ma come si diceva bene prima, purtroppo riguardano tutto il mondo, è un fenomeno internazionale. Grazie, grazie Donatella. Per dare spazio a un'altra testimonianza, io vorrei, professore, se lei è d'accordo, stimolare l'intervento dei ragazzi. Ecco, lei nella terza parte del libro parla degli uomini, vogliamo dire qualcosa su questi uomini? E poi ragazzi, ecco, diamo lo spazio a voi per fare le domande e andiamo avanti con le altre testimonianze. Sì, ma sugli uomini ho in parte ho già detto prima. Questi uomini, i parenti delle donne violentate che accompagnavano le donne nella violenza. Però non c'è dubbio alcuno, io credo che noi non dobbiamo sfuggire al problema. Il problema dello stupro, contrariamente a quello che si può pensare, contrariamente a quello che si dice, non è un problema delle donne. Parliamoci chiaro. Io credo questo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, bisogna avere una capacità di, e un coraggio se volete, di assumere il problema per quello che è. Il problema della violenza sessuale riguarda essenzialmente un problema maschile, dei maschietti, chiaro? Non riguarda le donne. Le donne sono vittime, le donne subiscono, sono gli uomini gli attori principali, lo ricordava prima il prefetto, giustamente. E lo ricordava anche l'onorevole Napoli.
credo che anche voi ha colpito come ha colpito me il fatto che la sua testimonianza ci dice che nella riunione, nella discussione sulla violenza sessuale, discutevano le donne come quasi fosse un problema delle donne e gli uomini stavano fuori. E meno male che sono andato a votare, meno male che sono andato a votare, almeno quello. Però parliamoci chiaro. Ma visto che in fondo ci sono dei ragazzi che vogliono parlare, perché non vi alzate e parlate tutti quanti insieme? Mi riferisco agli ultimi, l'ultima fila, quella dello giorno, come si dice, come si chiama una volta. Avete qualcosa da dire? Qualcosa di più interessante? Ditelo, perché così almeno sentiamo tutti, facciamo un'espressione vera. Perché se pensate che il problema non riguarda gli uomini, io credo che sbagliate. Ma ve lo dico con molta franchezza e perfino anche con molta brutalità. La dottoressa Iaguida diceva una cosa che è molto giusta. C'è un problema del dolore rispetto al rifiuto. E quindi a volte questo dolore ti porta anche al gesto inconsulto di colpire l'oggetto che tu presumevi di amare. Beh, questo è un errore da non commettere. Io so benissimo, anche perché sono stato un ragazzo molto prima di voi purtroppo, e ognuno di noi ha avuto problemi del rifiuto, cioè non è che tutti quanti abbiamo avuto subito dei sì, abbiamo avuto dei no, sia gli uomini sia le donne, ma finché sono le donne a subire il no, bene, si mette a piangere, risulta il problema. Adesso l'ho detto così perché non possono fare altro, diciamo, no? Non possono fare altro. Gli uomini invece non si mettono a piangere e a volte reagiscono con la violenza. Che cos'è lo stupro? Ragazzi, che cos'è lo stupro? È il fatto che tu non accetti il no. Tu di fronte al no ti devi fermare. Puoi pensare che quel primo no sia un no mascherato, ci può provare la seconda volta, ci provi la terza. Ma se quella ragazza ti dice sempre no, tu devi accettare e rispettare quel no, punto. E capire una cosa, che viva Dio, in questo mondo ci sono più donne che uomini, è possibile che solo quella devi... Gira la testa, lo sguardo, gli occhi, l'affetto verso altre, tante altre. Non è quella il punto della tua vita, e comunque non lo risolvi con la violenza. Questa. Io credo che ci bisogna di una discussione molto vera e molto franca con i ragazzi su questo tema, su questa questione, perché se non se i ragazzi della vostra età non affrontate questo problema, poi qualcuno di voi, spero di no, si può trovare in situazioni difficili, di difficoltà e situazioni irreparabili. Invece no, io credo che ci deve essere una discussione, come dire, molto franca, molto tranquilla tra gli uomini e nel rapporto tra gli uomini e le donne. Su questo non c'è dubbio alcuno, anche perché voi siete in una fase della vostra vita molto particolare di cambiamento e di rinnovamento. Io l'ho visto nella vicenda del libro che ho raccontato, leggendo un sacco di episodi, di fatti, di avvenimenti, questo problema dell'uomo viene fuori con estrema franchezza. Perché dico che è un fatto culturale? Adesso vi racconto un episodio che è successo non lontano, qui è successo nella Metina, in due o tre comuni. A un certo punto c'era un ragazzo che rapisce una ragazza, ci sarà innamorato. E tu che fai? Siccome magari dice di no, la rapisci per metterla con le spalle al muro, la violenti, così tutti quanti sanno che è stata violentata e costretta al matrimonio. Tu lo chiami amore? Può darselo, può richiamare amore, che è un'altra cosa. Ma la cosa incredibile è quando alcuni di questi, quando sono stati interrogati, gli hanno detto: ma tu perché hai rapito quella ragazza e poi la violentata? Ah, signor giudice, perché ci stava pensando lui. E allora l'ho fregato. L'ho fatto prima io di lui. Quello si chiama possesso, non si chiama amore, che è una cosa completamente diversa. È come un oggetto. Ti piace una donna, come ti può piacere un orologio, può piacere un telefonino, può piacere un'altra cosa. L'amore, la conquista è un'altra cosa, non è possesso. Perché se tu possiedi una cosa, prima o poi ti stacchi, la butti via.
non la utilizzi per quella che è. L'affettività di una donna che ti può dare è una cosa straordinaria, che non potrà mai avere, non potrà mai apprezzare se pensi alla donna come possesso, come un oggetto da possedere. Ti perdi un pezzo fondamentale della tua vita e della tua affettività. Io credo che di queste cose, ripeto, dobbiamo discutere. Bisogna discutere con gli insegnanti, perché sono quelli, sono fondamentali. Per questo ho apprezzato moltissimo il fatto che la preside ha avuto il coraggio, che è stato qui ricordato, di affrontare un tema così duro, che da insegnanti hanno preparato i ragazzi, hanno discusso con i ragazzi di questo argomento, perché avere preside e insegnanti che affrontano queste tematiche sono, credo, il futuro del nostro paese, perché preparano i ragazzi ad affrontare la vita per quella che è. Grazie. Lei sta rispondendo già delle domande che i ragazzi io potevano porre. Infatti ha già risposto a una delle domande che avevano fatto. Bene, diamo il microfono ai ragazzi, dai ragazzi. Cominciamo con le domande, magari ci presentiamo, diciamo il nome prima di farle e poi ci fate capire anche a chi volete rivolgere la domanda. Chi inizia? Ciao, tu sei? Aspetta che non si sente. Prova ad avvicinarti, se no vieni qui, Bruno. Bruno, giusto? Sì. Prova. Okay. Sì. Ha risolto, vai. Mettiti vicino. No, è un problema di radiofrequenza. Mettiti vicino l'operatore. Intanto grazie per essere tu ad aprire questo giro di domande. Vedi un po'? Avvicina. Bruno, vieni qua allora, dai. Vieni qua, vieni. Va. Buongiorno, mi chiamo Bruno. Ho il quinto D. Vabbè, la mia domanda era come mai anche, cioè, nei contesti sociali attuali si riconosce il maschilismo? Facciamo una cosa, raccogliamo due o tre domande così poi diamo la possibilità di rispondere. Chi è il prossimo? Uno che puoi rientrare. Sì, sì, certo, grazie, grazie ancora. Buongiorno. Ciao, tu sei? Paola. Paola, allora. Allora, volevo parlarvi della verginità, perché un giorno la verginità, abbiamo detto che era una verginità coatta, imposta e subita, e tanto che la mancata illibatezza autorizzava appunto il marito a liberarsi della moglie. La donna era vista come una cosa corredata comunque della verginità. Oggi invece la verginità è diversa, tanto che le ragazze tendono a liberarsi in maniera precoce, come se fosse qualcosa che non avesse tanta importanza. E le volevo chiederle come mai questo cambiamento così improvviso. Ok, grazie Paola. Ne raccogliamo un'altra e poi diamo al professore la possibilità di iniziare a rispondere. Chi è l'altro? Non ce ne sono più? Dai, gli portiamo il microfono. Allora, chi alza per cortesia? Vedi, grazie, tu sei? Sono Sara. Sara, ok, vai. Siccome nel libro abbiamo letto di stupri in famiglia, abbiamo capito l'importanza che abbiamo noi di vivere in un nucleo familiare sano. Secondo lei quanto può essere importante un ordinamento repressivo per questo reato? Ok, io do il microfono al professore, così il professore lo consegno. Bruno, Paola e Sara, prego.
Ma io ho fatto l'ultima domanda, quella che ha fatto Sara. Facciamo il professore. Tanto continuiamo, che abbiamo finito. Se vuole. Parto dall'ultima domanda, quella di Sara, sulla repressione. La repressione penso come un reato, parte, su questo io non ho dubbio alcuno. Però il problema, noi non lo risolveremo mai un reato di questo genere, ma in generale moltissimi dei reati non si risolvono solo con la repressione. Tu devi avere, tu società, tu Stato, deve avere la possibilità di prevenire questi reati, evitare che ci possano essere questi reati. Questa è la questione, la grande capacità che dobbiamo avere è questa. E devo dire che da questo punto di vista la cultura italiana ha fatto passi in avanti di tempo, mentre una volta si pensava solo e soltanto alla repressione, adesso invece si guarda giustamente al problema della formazione, della cultura, perché se tu cambi la testa, quello il reato non te lo permette. Quindi da questo punto di vista è chiaro che hai un problema. Adesso è chiaro che i racconti che io ho fatto di stupri, di violenze familiari, se ne è parlato prima, insomma, sono estremi, sono episodi che succedevano e in parte succedono ancora oggi, ed è un dramma nel dramma. Perché quando un padre arriva a violentare la figlia, quando un padre sostituisce nel letto matrimoniale alla moglie la figlia, voi capite bene che siamo in presenza di un dramma terrificante. Perché lì tu hai una doppia problematica che non è facile mai affrontare. La figlia, la ragazza che ha avvertito, a volte parla e la madre che non crede alla figlia, non crede per due ragioni. Uno, perché non pensa che il marito sia capace di fare una cosa del genere, e non pensa anche perché se affrontasse una questione del genere, voi capite bene che quella donna non può più stare insieme con quell'uomo che si comporta in quel modo con la figlia. Quindi sono drammi inenarrabili. Quindi da questo punto di vista credo che molte delle situazioni che sono state scritte nel libro oggi ci sono molto di meno rispetto a prima, perché c'è una situazione e una cultura anche delle ragazze molto più forte, molto più robusta di quanto non ci fosse nel passato. Bruno mi chiedeva sul mascherismo, perché rimane ancora oggi il mascherismo. È perché il mascherismo è stata una cultura millenaria. Tu non ti liberi di una cultura da un giorno all'altro. Una cultura che è durata millenni si è sedimentata, ha fatto sì che improntasse le menti e le coscienze di tutti quanti noi. Allora, nel libro io racconto a un certo punto, in alcune parti ho cercato di ironizzare sulle vicende, anche se le vicende sono drammatiche, anche per fare in modo di rendere più accessibile l'argomento, perché l'argomento è già complicato. Ma io mi sono divertito a leggere una cosa che scriveva un estensore di una sentenza, quando a un certo punto dice: la donna rispetto all'attacco dell'uomo si difese, quindi lei non accettò la violenza, riuscì a difendersi, si difese virilmente. Oddio, come fa una donna a difendersi virilmente? Perché scrive difendersi virilmente? Perché quello nella sua testa non aveva trovato un aggettivo diverso, un avverbio diverso, per una frase diversa, per dire come la donna poteva dire si era difesa con decisione, con un coraggio da leone, si era difesa in modo forte, in modo robusto, no, virilmente, perché solo virilmente dava l'idea della reazione della donna nei confronti dell'uomo. Quindi, come vedete, questo maschilismo tu lo ritrovi perfino nel linguaggio che viene usato. In questa espressione di si difese, la donna si difese virilmente, tu trovi la cultura dell'uomo che pure sottolinea come la donna non aveva accettato la violenza, come si fosse ribellata, e però si era ribellata in modo virile, perché in modo femminile non è possibile, no? La donna non si può
come si ribelle quando non esiste. La donna non si poteva ribellare, quindi non poteva avere una reazione. Anche questo c'è un linguaggio maschilista. Ecco perché dico, la cultura maschilista che è stata imperatrice delle coscienze degli uomini e purtroppo anche delle donne per un lungo periodo storico, non la sconfiggi in modo, come dire, da un giorno all'altro. Ricordatevi le parole che ha detto il prefetto Latella quando diceva: anche nel mio ambiente, per quanto noi siamo andati avanti nella presenza femminile, ci sono gli altri che ci dicono: ma una volta era una situazione diversa. Certo che non sono diverse, quindi era anche lì ovviamente prodotto di uomini, e quindi le donne non potevano avere cittadinanza. Oggi, se non ci pensate bene, le donne sono presenti in tutte quante le attività umane, in tutte le categorie sociali, anche quelle che una volta avevano chiuso e avevano impedito l'accesso alle donne. In alcune categorie le donne sono preponderanti, nella scuola per esempio, nella sanità comincia ad essere in modo robusto. Ma pensate un attimo, adesso il pubblico ministero se n'è andato, ma nella magistratura adesso sono un sacco di uomini. Vi racconto di sopra, che non è strano rispetto al discorso che stiamo facendo adesso. Una volta si pensava che le donne nell'andrangheta non avessero nessun titolo, perché era l'andrangheta, che cos'è? Un'associazione di uomini d'onore, uomini quindi, non uomini. E per un lungo periodo storico c'è stata una sorta di patto, naturalmente, lo scritto tra il mafioso e le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine cosa dicevano? La mafia è composta da uomini, l'antimafia è composta da uomini, quindi è una questione che riguarda i maschietti, lasciamo perdere le donne, non c'entra niente. Quando è che le cose cambiano? Cambiano quando dentro la magistratura cominciano ad arrivare le donne, e le donne portano un punto di vista diverso rispetto all'uomo, e quindi capiscono e spiegano agli uomini, ai magistrati uomini, che nell'organizzazione femminile le donne avevano un'importanza. Guardate, è la stessa operazione che io ho fatto nel libro. Io nel libro mi fermo agli anni 60 del Novecento. Perché? Perché negli anni 60 entrano le donne in magistratura. Prima, in tutte le sentenze che io documento nel mio libro, tutte i giudici sono rigorosamente uomini. Io mi sono posto la domanda: questi uomini che sono giudici, come giudicano il reato di stupro, che è un reato non tipicamente, ma solamente maschile? Voi non troverete un imputato uomo, trovate sempre soltanto imputati uomini. Come giudicano questi uomini magistrati gli altri uomini che sono uomini? I magistrati hanno una doppia veste: c'è una cultura maschilista che li informa, c'è un codice penale che è maschilista, ma poi sono padri, sono genitori che possono avere le figlie che, come dire, vittime di una violenza sessuale, quindi è una cosa che io cerco di mettere in evidenza. L'ultima domanda, quella sulla verginità. Beh, questa è una bella, io non so se riesco a dare una risposta compiuta, perché non, come dire, la prima parte va bene, la seconda parte non è il mio campo. Provo ad abbozzare una risposta. Una volta la verginità era un fatto coatto, imposto, subito, come è stato detto, perché era così, la cultura del tempo era questa: la donna doveva arrivare vergine al matrimonio, l'uomo poteva arrivare come voleva, anzi era meglio se non arrivava vergine, perché così era più istruito, più pratico, e le donne funzionava meglio. Questa era l'idea, tant'è vero che c'erano dei genitori che ad un certo punto della vita del maschio, del figlio maschio, come dire, chiamavano un amico per svezzare il ragazzo, oppure c'erano, come dire, quelle che oggi chiamiamo domestiche, una volta si chiamavano le serve di casa, che alla bisogna servivano, violentavano queste povere ragazze che andavano a servizio da tutto. Le domestiche sono sempre state vittime, molto spesso, tranne in qualche occasione. Quindi era pure abitudine che l'uomo fosse pronto, fosse esperto quando arrivava al matrimonio, e invece la donna no. E quindi
la verginità costituiva un, come dire, un elemento cardine nella, nella cultura dell'onore maschile, che se voi ci pensate bene, la cultura maschilista è una cultura un po' strana, perché solo una cultura strana può immaginare di collocare l'onore della famiglia in capo alle donne, considerando nello stesso tempo le donne deboli, fragili, che necessitano di protezione. E allora la cultura maschilista cosa fa? Invece di affidare la custodia dell'onore alla, alla parte forte della famiglia, cioè all'uomo, no, la affida alla donna. E dice: la donna è subalterna, la donna non capisce niente, la donna deve stare un passo dietro, indietro all'uomo, la donna è fragile, la donna è debole, la donna, se non stiamo attenti, si fa prendere, quindi a tutte le profezie dell'uomo. Ci sta, e ha imprigionato la donna. Da una parte ha imprigionato la donna, ma dall'altra parte ha imprigionato se stesso. Perché qualunque donna che commette quella che ha ritenuto un fallo, che cosa fa? Disonora l'intera famiglia, quindi disonora l'uomo. Voi capite che è una teoria bislacca questa del maschilismo e dell'onore nei confronti della donna. O mi sbaglio, o sono io che sono che la penso. È una follia, se voi ci riflettete bene, alla, questo pezzo del maschilismo nei confronti dell'onore delle donne, ripeto, accompagnato al giudizio negativo. Quindi la donna era costretta, come dire, a questa verginità coatta. Ma anche qui parliamoci chiaro: non era assolutamente vero che tutte le donne mantenevano la propria verginità fino al matrimonio. Non è così. Io nel racconto che faccio metto in evidenza alcuni elementi, prendendo non soltanto le denunce giudiziarie, prendo a sostegno di questa affermazione quello che succedeva nella vita di ogni giorno, penso a 700 all'800, quando molte donne partorivano, non avevano la possibilità di tenere il figlio e lo portavano alla ruota, come si diceva una volta, cioè venivano esposti, venivano abbandonati, d'accordo? Oggi, ancora oggi succede, come sapete, ma una volta era proprio una cosa di ragazza. Poi ho preso in esame le denunzie che le donne facevano non ai tribunali penali, ma ai tribunali ecclesiastici, dicendo in sostanza questo: io denuncio Pinco Palla perché ha avuto un rapporto con me, io il rapporto l'ho avuto perché lui mi aveva promesso il matrimonio, e quindi promettendomi il matrimonio io gli ho dato quella che viene chiamata "dammi la prova del tuo amore". Beh, gli dava la prova del suo amore e poi dopodiché veniva abbandonata, d'accordo? Quindi non è vero che tutte quante le donne erano costrette, c'erano moltissime ragazze che invece riuscivano a liberarsi dalle mani. Quindi la sessualità del tempo non è sempre stata una sessualità coatta. La storia delle donne, per quanto ci sono stati scritti libri, sono stati scritti volumi, eccetera, intere collane editoriali hanno parlato della storia delle donne, ci rivela sempre delle sorprese. Io credo che molte cose vanno ancora studiate, vanno ancora raccontate. Sulla verginità di oggi, io posso dire semplicemente che può darsi che sia un elemento, come dire, un riflesso della cultura della verginità di oggi. Siccome tu me l'hai imposto, adesso io ti dimostro che posso farne a me. Io non so se è sbagliato o se è giusto. Credo che se uno fa una cosa semplicemente per ripicca, commette un errore. Se tu la fai semplicemente per, come dire, per reagire ad una cultura maschilista tramontata, sbagli. Se tu lo fai perché scegli di avere, di compiere un atto con il tuo ragazzo, con quello che tu pensi sia un uomo innamorato, cambia completamente tutto. Ma se lo fai semplicemente per liberarti dal fratello, perché siccome hanno imposto a te, ai tuoi genitori, alle tue antenate, questo, secondo me, è una cosa che va vista in modo complessivo. Ripeto, io non sono un esperto, penso di capire la domanda, siccome l'argomento non mi è nuovo, penso che la risposta sia questa, cioè liberarsi dal fratello, come è stato detto, in questi termini, non penso che sia la soluzione giusta. La soluzione giusta è quella che veniva
mi veniva detto prima, l'attrattività, il modo come tra ragazze e ragazzi ci sta insieme e come si riesca ad accoppiare, cosa difficilissima e complicatissima, il sesso con l'amore. È difficile, ma vi assicuro che si può fare, quindi fate così. Grazie. Buongiorno, sono Ilenia. Ho reputato alquanto ingiusta la disparità di trattamento tra prostitute e donne oneste, in cui lei parla nel libro a proposito dello stupro. A mio avviso questo reato andrebbe punito con pene certe, severe ed esemplari, senza la distinzione dello stato sociale della vittima. Qual è la sua opinione in base a proposito? Grazie. Grazie a te. C'è una domanda lì, Domenico. Arriva, arriva subito. Buongiorno. Grazie, per fortuna. Sì, mi presento, mi chiamo Rocco. Allora, Rocco. Una domanda che volevo porvi. Rocco. Allora, se facciamo silenzio, per favore, arriva meglio la domanda. La domanda che volevo porvi, non volevo lanciarlo solo al professor, ma menzionare un pochino tutti, per il fatto che avete trattato tutti questo argomento, cioè per il fatto che comunque lo Stato ha cercato comunque di trovare una soluzione a questa problematica, inasprendo le pene e le sanzioni penali. Però, senza una reale efficacia, cioè, il problema è aumentato in questi ultimi anni, invece di diminuire, quindi non ha avuto un'efficacia. Quindi volevo chiedervi quale per voi, secondo voi, fossero le possibili soluzioni e come la scuola dovrebbe interagire con noi ragazzi per aiutarci a tale scopo. Grazie Rocco. Poi chi c'è? Buongiorno, sono Maria Pia e volevo chiederle cosa l'ha spinta a fare una ricerca così approfondita sullo stupro. Allora, Maria Pia, parto da un'altra domanda. Io ti potrei rispondere così. Il primo libro che ho scritto in assoluto riguardava le lotte contadine e quindi il rapporto tra contadini e agrari, contadini e proprietari terrieri, quindi un problema di potere. Poi mi sono interessato di 'ndrangheta, mi sono interessato di mafia e quindi anche lì potere, la mafia non è solo un elemento di violenza, cioè. Quindi ti potrei dire, io ho fatto questo libro perché a questo punto volevo parlare del potere dell'uomo, cioè. Se ti rispondessi così sarebbe una risposta che sembra un filologico nei miei studi, ma sarebbe una risposta falsa. La verità non è questa che succede, la verità è un'altra. E la dico con molta schiettezza, ma lo dico soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, perché io questo libro l'ho fatto per, come dire, un caso fortuito della mia vita. Quando io ho scritto il primo libro di storia della mia vita, nel lontano 92, io venni qui all'archivio di Catanzaro per cercare i documenti giudiziari che mi dimostrassero che c'era la 'ndrangheta. E allora chiesi ai funzionari dell'ufficio di darmi tutte le sentenze penali dall'800 fino a partire. Naturalmente questo mi ha preso per matto, perché vabbè, sono matto per pensare anche sul genere. Io ho fatto la ricerca, ho trovato i miei ingredientisti, ho scritto il primo libro, abbiamo discusso tante volte, e abbiamo... ho fatto questo libro sulla 'ndrangheta. Mentre facevo questa ricerca, ed ecco perché è importante che voi lo sappiate ragazzi, mentre facevo questa ricerca io ad un certo punto comincio ad imbattermi in alcune sentenze: stupro, stupro violento, atti di libidine violente, incesto. All'inizio non ci ho fatto un caso, devo essere sincero. Poi, vista la frequenza, mi fermo un attimo, torno indietro, prendo un po' di sentenze e me le faccio fotocopiare e vado a casa e le leggo, le guardo
dicono sono stanco, non ho capito molte cose, meglio che le legga dopo. In realtà non è che non avesse capito, è che io all'inizio non volevo accettare quello che veniva fuori, che rompeva alcuni schemi mentali miei, che rompeva alcune culture, alcune cose che mi avevano raccontato, perché lì, nell'evidenza dei fatti, ero completamente sbagliato. Completamente sbagliato. Io non sono qui a dirvi, io sono bravo, tutti gli altri sono cretini, non hanno capito nulla. No, uno che non aveva capito, ero io. Il bello della ricerca è esattamente questo. Il bello della ricerca è il fatto che tu ti puoi imbattere, tu vai a cercare una cosa e trovi altre cose. D'accordo? Io ho fatto questo libro proprio grazie a questa scoperta. Io ho scoperto negli atti giudiziari una realtà che a me era sconosciuta, che io non conoscevo. E quindi ho fatto la ricerca sull'Andrangheta, ho scritto il mio libro sull'Andrangheta, dopodiché sono ritornato indietro e ho ripreso tutte le sentenze, anche qui 2000 sentenze circa, sugli atti giudiziari. E su questo ho costruito la mia ricerca. Mi sono spiegato. Ve lo dico perché voi dovete avere il gusto, anche voi, della ricerca. Guardate, una volta non c'erano i mezzi che voi avete. Voi oggi avete il telefonino e avete come dire, internet che vi può risolvere un sacco di problemi. State attenti che apparentemente vi risolve i problemi. In realtà c'è qualcuno che risolve al posto vostro e quindi vi condiziona questa qua che si chiama testa, d'accordo? Voi naturalmente dovete utilizzare internet, naturalmente dovete utilizzare il telefonino, ma internet e il telefonino non deve essere solo lo strumento che comprende tutto. C'è una ricerca che dovete fare voi su altri mezzi e su altre strutture, vi assicuro che è affascinante. Vi assicuro che se voi vi liberate dal fatto che c'è qualcuno che può risolvere i vostri problemi, potete trovare cose che oggi non immaginate, non pensate. A me è successo, e non una sola volta, non abbiamo il tempo, se volete, quando finiamo il dibattito vi racconto altri episodi di ricerche che mi hanno fatto fare dei libri che io non pensavo. L'altra questione, prostituzione e donne oneste. Una volta si faceva questa differenza, ma si faceva per la ragione che ricordava prima l'onorevole Napoli. Fino al 96 il reato che era punito, ma parliamo dall'epoca dei Borbone, poi sono arrivati i governi liberali, poi sono arrivati i governi fascisti e poi sono arrivati i governi repubblicani. In tutto questo lunghissimo periodo storico il reato di stupro era sempre considerato sulla morale della donna e non sulla persona, d'accordo? Quindi la prostituta non veniva considerata una persona. La prostituta era una cosa diversa dalla donna onesta. Quindi la donna onesta, si diceva, aveva conservato la propria virginità e il proprio nome. La prostituta no. Siccome io debbo sanzionare un reato, il reato era contro la morale, quella la morale non c'era più. E quindi io punisco l'autore del reato nei confronti della prostituta con anni minori rispetto a quello se avesse violentato e stuprato una donna che era ancora fanciulla, che era ancora vergine. Mi sono chiesto, questa è la razza. Io naturalmente non lo condivido e per fortuna si è fatta una battaglia tra quante che poi si è realizzata nella legge che veniva ricordata dall'onorevole Napoli. Credo che questo sia un fatto importante, perché tu colpisci la persona, non la morale. Intendiamoci, qualche giudice bravo e onesto c'era pure. Per esempio, c'era un giudice che condannò un uomo che violentò ripetutamente una prostituta. E questo si difese dicendo, ma insomma signor giudice, questa è una prostituta. Dice, allora è una prostituta, anche se vende il proprio corpo, non è detto che voleva vendere a tutti. A te non lo voleva vendere, quindi tu non devi stupare. Che era una concezione modernissima della realtà. Mi sono spiegato. Di Catanzaro. Sì, esatto. Di Catanzaro. E non è vero che tutti quanti i giudici o quelli di un tempo erano bacchettoni e non capivano la realtà. Naturalmente si muovevano alle maglie della legge dell'epoca, però c'erano molte situazioni diverse. Per questo io dico, oggi la violenza sessuale è nella persona, e questo, state attenti, che significa una cosa molto semplice.
voi dovete pensare che una volta, quando la legge puniva il reato contro la morale, le domande degli avvocati difensori dello stupratore e del pubblico ministero, perfino del presidente del tribunale, della corte, erano libere. Quindi potevano riguardare anche la moralità di una persona. Allora io voglio invitare per un attimo a fare con la testa un esercizio mentale di un secondo. Noi non ci troviamo in questa bella mattinata a Catanzaro nel 2015. Pensate di essere qui in un'aula del tribunale 100 o 200 anni fa, imputato un uomo ed una ragazza che viene interrogata, e a questa ragazza gli si chiedono dei particolari intimi sui suoi rapporti con gli uomini e sulla sua sessualità. Io credo che se a qualcuno, a tutte quanti voi, fossero rivolte in pubblico cose di questo genere, già oggi nel 2015, quantomeno arrossireste, non so come reagireste. Con un ceffone andrebbe pure meglio, perché così si chiude subito la partita. Ma voi immaginate queste domande in un tribunale. E quindi immaginate il coraggio da leoni che dovevano avere queste donne ad andare in processo ed accettare di essere interrogate in questo modo. Oggi questo, per fortuna, grazie alla legge e al cambiamento del reato sulla persona, non possono essere più fatte, perché non è importante la moralità della donna, è importante il fatto che lei è una persona. Qualunque sia stata o sia la condotta sessuale della donna, l'uomo non può violentarla, perché violenta una persona, punto. Questo dice la legge, e questo credo che sia un grande passo in avanti. Quindi, se un avvocato si permette di fare una domanda sulle relazioni o sulle, come dire, cose intime che riguardano una donna, che riguardano la persona offesa, che riguardano la vittima, il presidente del tribunale quasi sicuramente, quasi sempre, gli dice: caro avvocato, questa domanda non è ammissibile, punto. Mi sono spiegato? E questo è un grande passo in avanti. Grazie. Rocco, ti facciamo rispondere alla presenza, va bene? Allora, non dimenticato comunque, però c'è permetto. No, il problema credo che sia questo. Per fortuna oggi abbiamo delle leggi che hanno spostato la focalità sulla donna e sulla salvaguardia della donna in quanto persona, al di là del ruolo di prostituta o di... l'abbiamo superato per fortuna questo concetto, ma la legge prende atto di di fenomeni culturali che vanno sostanzialmente, si stanno diffondendo e che vanno sostenuti e guidati. Con questo non è che il fenomeno sparisce, perché il fenomeno ha altre radici, perché accanto a nuove culture permangono sempre fortissime le vecchie culture, quelle radicate. Oggi tu dici, sembra che il femminicidio sia aumentato, il problema è diverso, intanto viene denunciato, cosa che prima non si faceva, cioè la denuncia prima era molto meno diffusa, spesso si davano altre motivazioni a quegli omicidi, e la donna spesso era considerata più la causa che l'effetto. Non so se... In secondo luogo, l'attenzione da parte dei mass media. Una volta non c'era attenzione per questi fatti. Questi fatti passavano al massimo nelle cronache locali, al massimo, ma non c'era una diffusione nazionale. Oggi il fatto che succede a Pordenone o a Sondrio è conosciuto anche a Catanzaro e viceversa. Quindi questa, voi lo vedete poi non solo attraverso i mass media, ma lo vedete anche
anche tra gli strumenti di comunicazione tra, che da internet, c'è cioè la possibilità di comunicazione da internet, perché subito anche un privato cittadino lo diffonde su YouTube e YouTube lo diffonde a tutti quanti. Quindi è chiaro che c'è un'attenzione maggiore che può avere anche, diciamo, anche i suoi risvolti negativi, perché accanto a questo ci sono anche gli effetti emulazione, che sono da tenere in conto fortissimamente, perché molti sono portati a risolvere i loro problemi semplicisticamente, dice tanto l'ha fatto un altro e quello diventa una giustificazione morale. Quindi è chiaro che sono processi culturali di una delicatezza enorme che vanno guidati, e vanno guidati nel complesso, cioè la legge, ma anche gli interventi degli psicologi, dei pedagogisti, sui social network, l'intervento nelle famiglie e l'intervento nella scuola, che è fondamentale. Grazie, grazie eccellenza. Mentre pensate qualche altra domanda, inviterei Telli Maria, anche lei è una docente che ci aiuterà in uno spunto. Sì. Ok, allora noi concediamo e ringraziamo gli istituzionali, non può più stare con noi. Grazie mille. Sono stata anche all'interno di un'associazione culturale che si chiamava Il Luogo della Politica, che aveva come obiettivo quello di dare una corsia preferenziale, per così dire, alle donne. E di questo ci siamo occupati, abbiamo fatto anche dei lavori in tal senso. Io dico una cosa, la donna nella storia in effetti si accentua negli ultimi decenni, sono stati come una sorta di lato oscuro della luna, presenti, agenti, ma invisibili. Invisibili e destinate anche, cioè, perlomeno sino agli inizi del Novecento, ad un ruolo passivo, subalterno, marginale. Un copione in questo senso che ha segnato pochi strappi, poche eccezioni. Le donne quindi hanno dovuto, per forza, armarsi di coraggio e rinunciare, non sottostare alla logica della sopraffazione, che è stata per lungo tempo l'unica logica che appunto in una società patriarcale. E tuttavia alle donne che hanno tentato di non sottostare a questa logica, alla logica della prepotenza, della sopraffazione, ripeto, alla logica del silenzio, di subire in silenzio, e a queste donne coraggiose che il professore Ciconto nel suo libro corposo, interessante, a queste donne ha dato spazio, proprio perché non era comune che una donna denunciasse all'indomani delle violenze subite, denunciasse il suo violentatore, il suo stupratore, e rinunciasse quindi alla vecchia regola si rifiutava di ricevere un compenso di denaro o il cosiddetto matrimonio riparatore. Quindi ribellione e coraggio sicuramente. Il professore Ciconte ci rivela storie di straordinaria violenza. E mostra una delle tante facce, comunque, se vogliamo, se in effetti ci pensiamo un attimo, dell'emancipazione femminile. Un affresco di genere lo definirei, che molto può raccontare anche della realtà di oggi e non solo. E a mio avviso questo libro è un modo per riflettere di sé, anche come ha detto prima il professore, come persona appartenente al genere maschile, e come porsi anche in tal senso attraverso questa scrittura viva, realistica, piena di pathos emotivo, ha messo appunto in evidenza la storia di donne coraggiose, ribelli che ad un ragionamento spiccatamente maschilista si sono rifiutati di sottostare, e a quella concezione, a quel pregiudizio che diceva che la donna, poi tutto sommato, che lo stupro non esiste, che la donna tutto sommato ci stava, ok? Che la donna se vuole non può essere violentata. Quindi anche il linguaggio, in effetti, il linguaggio per tanti anni è stato codificato dagli uomini, il linguaggio è un'arma sociale, intendiamoci.
parlare è un'arma sociale, e questo linguaggio in effetti che era stato codificato dagli uomini poco serviva alle donne. E allora quando avevano un moto di ribellione, un moto anche di non sopportare quello che avevano sopportato per secoli in silenzio, allora in questo caso queste rivendicazioni venivano prese come delle vere e proprie minacce all'ordine costituito, ad un ordine patriarcale. Io sarò brevissimo e preoccupato. Dunque, devo dire che comunque questa manifestazione è un appuntamento degno di nota, sicuramente, anche perché il codice, è sempre in rosso il bilancio, perché le donne, abbiamo visto anche l'altro giorno, è stata ammazzata una moglie insieme alla sua bambino, insomma. Quindi voglio dire, pensate che uno slogan di Amnesty International diceva mai più violenza sulle donne, era uno slogan lanciato nel 2004. Quindi parlare con i giovani di violenza è una cosa molto, sensibilizzarli anche, perché in effetti, per quanto si lavori, la situazione di pericolo per la donna anche nei paesi del terzo mondo, ma nei paesi cosiddetti evoluti, appunto, aumenta in maniera esponenziale. Quindi le donne che denunciano non vanno lasciate sole. Vorrei concludere con una domanda, per così dire, speculare e opposta. Come mai oggi nell'Italia delle ragazze calabresi che risultano essere a scuola le più brave d'Europa? Come mai il mondo delle figlie delle rivoluzioni sociali, delle manager, delle capitane d'impresa, come mai nel mondo delle trentenni e quarantenni che hanno studiato all'estero, che sono cresciute libere, che sarebbero nelle condizioni di esercitare la propria autonomia, o delle ventenni che possono diventare autonomamente di fare magari l'astronauta e non la moglie? Ecco, queste donne che cosa, perché dovrebbero essere disposte a sopportare? Perché dovrebbero continuare a subire? Per vergogna? Sì, per paura? Per paura anche di essere marchiate e diventare oggetto di riprovazione sociale? Perché dovrebbero ancora oggi, dentro le mura di casa, in segreto, le donne lasciare che su di loro si eserciti una quotidiana umiliazione, per poi arrivare sul posto di lavoro e tacere, arrivare in ufficio e dire: che è successo? Non è successo niente. Arrivare a scuola e dire: sono caduta, ho urtato contro lo stipite di una porta. Allora come inchiodare le donne al desiderio di sopportare? Grazie. La nostra scaletta, avete previsto l'intervento di Mandaferro, non c'è, ci aveva andato a dire, ecco, che la possibilità per motivi di salute di raggiungerci, ci avrebbe parlato del progetto Ofelia, che nel 2011 nella sua veste di commissario dell'intermedio che ha seguito, porto anche i saluti del maresciallo Bruno, che a sua volta, ecco, ci fa arrivare quelli del colonnello Cantoni. Siamo pronti con le altre domande? Ci sono altre domande? Altrimenti ci avviamo alle conclusioni. Io pregherei la dirigente Teresa Rizzo, ecco, di raggiungerci qui al tavolo, perché poi a lei affideremo le conclusioni. Allora, se non ci sono altre domande, ci raggiunge Marco, che anche lui ci darà un intervento nella sua veste, dottor Marchese, ecco, di responsabile dell'Osservatorio Politica di Genere e Pari Opportunità. Prego. Grazie. Nell'occuparmi dell'attività dell'osservatorio, noi ci occupiamo proprio, appunto, di politica di genere e pari opportunità, ci occupiamo anche di in modo corposo anche di donne e dei uomini. Io vorrei fare un paio di considerazioni. Mi rifaccio anche un po' alla percezione di Rocco, no? Che la domanda ho percepito come, o meglio, forse lui percepisce come, se noi in questo momento siamo in uno stato emergenziale. Non siamo in uno stato emergenziale, perché i dati ci dicono altro. Non siamo, cioè la situazione, la condizione delle donne in Italia è una condizione grave ed è una condizione difficile, partiamo da questo presupposto. Però grazie a tutte le iniziative che si fanno, alla cultura e ad una accelerazione, accelerazione sulla considerazione di quello che
io non dico tanto i diritti delle donne, cioè dobbiamo un po' spostare secondo me il paradigma, dobbiamo ragionare in termini di diritti umani più che di diritti specifici delle donne. E vedete, alcune volte si ha la percezione di un'emergenza a causa dei difetti dell'informazione, perché siccome un po' l'informazione in Italia fa, non so, la settimana del caldo, la settimana del freddo, la settimana del tiepido, allora si accendono questi focus particolari e ci viene fuori la percezione che ci sono dei fenomeni emergenziali, si ragiona in termini emergenziali. Ecco, poi dopo questo sposto la discussione in Parlamento, vengono inasprite le pene, ci si mette, diciamo, a posto con la buona coscienza e quasi sempre finisce lì. L'emergenza e la situazione emergenziale che ha l'informazione, che cosa non produce? Non produce il riconoscimento di un fenomeno. Non funziona bene, non passare. Scusate. Non produce il riconoscimento di quello che è un fenomeno sociale e quindi impedisce soprattutto alle istituzioni di trattarlo per tale, perché questo, ad esempio, l'Italia non è un paese per donne, perché non è un paese di pari opportunità, non è un paese dove le istituzioni proteggono le donne e danno ad esempio adeguato supporto alla maternità, per dirne una, oppure alla protezione in quelle famiglie delle donne che subiscono la violenza. Siamo più abituati, non lo so, al concetto della famiglia modello mulino bianco che vediamo nel corso delle pubblicità, e questo un po', voglio dire, ci distoglie dal riconoscere quelli che sono fenomeni sociali. Chiudo dandovi un dato, purtroppo non è un dato confortante. Noi un po' di tempo fa come osservatorio abbiamo monitorato per 3 mesi 3 quotidiani locali di caratura regionale, solo 3 per scelta, ne è venuto fuori un quadro anche purtroppo nella nostra Calabria sconcertante in termini numerici. Cioè, monitorando 3 quotidiani per 3 mesi, noi abbiamo registrato 100 casi diversi che sono finiti sulle pagine dei giornali, 100 casi diversi. Cioè, immaginate un po' quello che accade poi dopo, perché questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ecco perché penso e ringrazio veramente Rita Tulelli per, voglio dire, questi momenti che ci offre, continuare ad insistere sulla cultura, cercare un po' di fare discernimento, riconoscere quelli che sono i fenomeni sociali. E mi dispiace che sono mancato un po' stamattina rappresentanti anche delle istituzioni locali. Per loro potrebbero fare tanto, soprattutto per costruire una rete di protezione, per far affrontare meglio, voglio dire, percorsi dolorosi di chi si trova in difficoltà. Grazie Marco. Questo delle istituzioni, io vi darei la parola all'onorevole Napoli, perché ecco, sicuramente comuni, province, regione possono fare tanto. Utilizzo ecco questo suo intervento un po' per avviarci anche al giro, ormai di interventi in funzione, però ecco, la prego, ci illumini. Sicuramente, sicuramente le istituzioni possono fare molto senza tralasciare anche la scuola. Io ricordo che la legge contro la violenza prevede anche una specie di imposizione anche ai docenti nella attenta lettura dei temi scolastici. Questo non è da sottovalutare, perché fin da questa età è possibile intervenire culturalmente e c'è ancora la reticenza. Allora, la legge prevede addirittura gli interventi adeguati e l'attenzione fin dai disegni che vengono fatti nelle scuole primarie.
questo lo dico per creare una maggiore attenzione, nel senso che quando si scrive, lo si diceva prima, i ragazzi e le ragazze si sentono anche un po' più libere. Magari non lo dicono apertamente, e però bisogna riuscire, il professore deve avere anche la capacità di riuscire a captare qualcosa che non va, qualcosa che non va e che inizia ad essere di fatto una denuncia, perché poi anche il professore diventa per lo studente, per la studentessa, la persona che al di là dei genitori è ulteriormente vicina. Quindi anche la scuola ha un ulteriore, perché la scuola ne ha di tanti, tanti, forse troppi compiti, però anche questo è un compito delle scuole. Le istituzioni dovrebbero essere in generale più propense a trattare questi argomenti e ad intervenire soprattutto a livello di prevenzione. Perché diceva prima il sostituto procuratore che quando si arriva a quei livelli il reato è già commesso. Qui siamo, e anche la lettura del libro deve servire per questo, del libro del professore Ciconte deve servire proprio per capire realmente che cos'è lo stupro, che cos'è la violenza contro le donne, e rendersi conto dal punto di vista culturale a livello preventivo. La questione, sulla questione che poneva Rocco, io non sono convinta che siamo a livelli maggiori rispetto ad una volta. Una volta il discorso era sommerso e emergeva dagli atti giudiziari. Certo, leggendo questo libro uno dice: oh mamma mia, ma allora erano tanti, e oggi lo sentiamo di più perché le notizie vengono diffuse e quant'altro, però non pensiamo che ancora oggi non ci sia la violenza sommersa, soprattutto quella domestica, soprattutto quella domestica, e credo che sia quella che in questo momento necessiterebbe di maggiore attenzione e di maggiore incoraggiamento, perché la violenza è brutta in ogni caso, ma la violenza che viene perpetrata tra le mura domestiche, quella credo che sia veramente la più brutta che possa esistere. Quindi non sottovalutiamo l'argomento, attenzioniamolo e incitiamo dal punto di vista culturale ad essere sempre più avanzati, ma anche ad essere più preparati a livello di prevenzione. Non dobbiamo avere paura o reticenza di trattare l'argomento, perché guardate che tante cose avvengono per mancanza di conoscenza e per quella specie di timore che c'è ancora oggi, pur essendo in società avanzate e quant'altro, di trattare lo stesso. Grazie, onorevole Napoli. Un'ultima domanda per il professor Ciconte, la fa Daniele. Buongiorno a tutti, io sono Daniele, sono uno studente universitario. Volevo chiedere al dottor Ciconte, cioè, come una donna riesce a trovare la forza di denunciare uno stupro, e come, quali aiuti psicologici può dare un medico, una persona, a questa donna. Poi volevo fare una domanda anche all'onorevole Napoli, che parlava del ruolo delle donne in politica.
cioè come mai l'Italia ha impiegato tanto tempo a riconoscere il ruolo della donna in politica, cioè come mai si è, c'è voluto il 48, diciamo, il 46, perché c'è stata la Costituzione, no? E quindi si è avuto la donna che è andata a votare. E come mai, diciamo, ci si è messo tanto, no, per dare alla donna questo ruolo fondamentale? Passi il microfono anche alla signorina lì che vuole, perché così raccogliamo tutto e poi consegniamo ai nostri relatori il microfono per le risposte. Prego. Salve, io sono Deborah. E tutti gli interventi che sono stati fatti oggi mi hanno comunque fatto pensare. E come diceva l'onorevole, la colpa è sia del maschio che della ragazza stessa. E penso che questo sia abbastanza vero. E come diceva infatti la giornalista, anche attraverso i social network, magari la ragazza cerca di attirare l'attenzione attraverso immagini, foto un pochettino troppo spinte. Quindi io penso che, a parte comunque, l'uomo deve incominciare a vedere la donna e a comportarsi, comunque porsi nei confronti della donna in modo con più rispetto, ma anche la donna in sé per sé deve ricostruirsi, e questa ricostruzione deve partire proprio dal rispetto per se stessa e per se stessa per se stessa. E anche si scatta l'applauso, incoraggiamento. Stessi eravamo. Poi? E quindi anche per se stessi e quindi anche per nel rispetto proprio della propria dignità. Quindi io vorrei porre una domanda un pochettino a tutti: come la donna può ricostruirsi? In che modo? Bene, allora iniziamo, professore, con lei, poi la parola. Napoli. C'è una domanda ancora? Ok, salve, sono Isabella. Allora, aspetta Isabella, aspetta che ora i miei compagni fanno un po' di silenzio così la tua domanda può arrivare, prego. Allora, la cronaca oggi denuncia molti fatti di pedofilia. Leggendo il vostro libro abbiamo appreso come i bambini, ma in particolare le femminucce, sono vittime di abusi sessuali da parte di adulti. Quali potrebbero essere le cause che portano a una bimba come oggetto di questi appetiti sessuali? Grazie. Grazie a te. Ce n'è qualche altra? Ok, pronto. Beh, quest'ultima domanda io non sono esperto, qui deve rispondere uno psicologo, perché a me l'idea di avere un rapporto con un bambino, con una bambina, mi fa talmente orrore che non trovo una risposta. Io non so dare una risposta, io come storico non so dare una risposta. So che c'è nell'umanità una fetta di popolazione, per fortuna, non estesa, probabilmente si sta riducendo, si sta diminuendo, che abusa dei minori. Io trovo questa cosa una cosa, io non riesco a, ripeto, a dirlo. Io quando leggevo queste sentenze, vedevo l'età di queste bambine, 3 anni, 5 anni, 7 anni, ma come ti viene in mente? Cioè, ripeto, io faccio lo storico, non faccio lo psicologo, lo psichiatra, per cui una domanda del genere va rivolta allo psichiatra. Io posso, come dire, posso solo dire che dal mio punto di vista è una cosa aberrante, che non ha giustificazione alcuna, proprio di nessun tipo. Già la violenza in sé non ha giustificazione, ma se vogliamo fare una gradazione di possibile giustificazione della violenza, questo è proprio l'ultimo gradino. L'altra questione, vedo che stamattina questa questione della psicologia è un fatto ricorrente. Quali aiuti psicologici si può dare, come si può fare in modo che dopo la violenza ci possano essere questi aiuti psicologici per gradire a porlo il medico? Non c'è dubbio che la vittima va aiutata, accompagnata, perché
rispetto a prima, adesso qualche cambiamento c'è. Cioè, una volta, quando c'erano le violenze, le vittime erano lasciate sole, erano semplicemente portate in tribunale, si discuteva nel tribunale e basta. Adesso, per fortuna, si è capita l'importanza psicologica di affrontare il tema della violenza. E quindi ci sono psicologi che aiutano le vittime a superare i problemi di adattamento e di, come dire, e di superare il trauma che subiscono. Se voi ci avete fatto caso, anche nell'ultimo incidente aereo c'è stato in Francia, e c'erano stati degli psicologi che hanno subito accompagnato i familiari delle vittime proprio per far superare il trauma. Non c'è dubbio che questo va affrontato. La forza della donna da che cosa deriva? Deriva dal fatto che giustamente la donna vuole essere rispettata nella propria attività fisica, vuole essere lei a decidere se avere o no un rapporto sessuale, e quindi la donna si ribella, reagisce. Attenti che ci sono vari modi di reagire. Si reagisce in modo, come dire, forte, ma si può reagire anche rimanendo passivi, impotenti, perché ci sono alcuni che rimangono passivi. Io nel libro racconto un episodio in cui sono stato testimone quando ero ragazzo. Io ero a Pippo Valenzi, a un certo punto c'era un avvocato molto, come dire, molto in gamba dal suo punto di vista, che cercò di difendere l'imputato con una dimostrazione nei confronti dei magistrati, che erano naturalmente tutti quanti i maschi, e gli diceva: signor giudice, ma secondo lei è possibile mettere il filo nella cruna dell'ago se la cruna si muove? Ora, io non sono una donna, sono un uomo, so che è difficilissimo fare una canzone del genere, solo le donne sono brave a farlo, anche gli uomini a volte lo fanno, ma all'epoca gli uomini non lo facevano. E quindi questo fatto terrorizzava gli uomini. L'immediata risposta qual era? Non è possibile. Cosa voleva dimostrare quell'avvocato? Quell'avvocato voleva dimostrare che se la donna non aveva reagito, vuol dire che era consenziente. Non è vero. Perché di fronte a un fatto straordinario tu puoi rimanere paralizzato e quindi non avere nessuna capacità di reazione, e di conseguenza non reagire in modo forte. Quindi ci sono due modi di reagire: il fatto che la reazione dipende dalla necessità per la donna di difendere non solo la virginità in quanto fatto materiale, ma anche come integrità personale. La mia dignità io non la voglio violentata da no. Come si può ricostruire l'immagine della donna? È la domanda da un milione di dollari. È complicato, però io credo che la donna anche qui sta facendo dei passi, perché è vero che ci sono donne che, lo ricordava prima, non erano in Napoli, che per me raggiungere un posto elevato in carriera, per guadagnare soldi, per fare una parte in un film, concedono tutto e di più. È verissimo, ci sono queste donne. Però è anche vero che nelle donne sta emergendo una concezione di libertà, che il corpo non va usato per fare questo. E quindi c'è la possibilità di affermare che uno può essere bravo, un medico, un dottore, un giornalista, un'attrice, senza per questo passare nel letto del direttore o delle caporedattore. Questo è il problema. La grande forza della donna sta in questo, in questa capacità di aver affermato la propria professionalità indipendentemente dalla bellezza e dell'avvenenza del proprio corpo. Perché qui continua a esserci una cultura maschilista. C'è la cultura maschilista, ma guarda che è una questione che riguarda gli uomini e riguarda le donne. Scatta in automatico. Se tu sei una bella ragazza, sei un uomo e sei cretina. Dove sta scritto questa cosa qua? Non sta scritto da nessun parte, eppure è così. Perché? Perché una cultura maschilista che ha tramandato questa immagine della donna, e quindi è difficile poi fare
fare rompere questo luogo comune, questo stereotipo. Io credo che poi, in verità, sulle donne, sul comportamento delle donne, sono state scritte le peggiori cose, le grandezze. Io credo che se qualcuno di voi avesse voglia di mettere in fila uno dietro l'altro le cose che sono state scritte, mica da ragazzotti buzzurri, tamarri che possiamo trovare in tutti i giorni, da grandi, come dire, da grandi professionisti, da grandi uomini di cultura, da preti. C'era un prete di Veneto, di Feltre, dico Feltre perché non lo ricordo, perché è il paese di mia moglie, che è Veneta, che diceva: la migliore cosa per le donne è tenerle rinchiuse in casa, perché se no si guastano. Un prete, e non uno degli ultimi. Se qualcuno di voi avesse voglia di fare una ricerca di questo genere, io credo che ci sarà amaramente da divertirsi, perché si inanelleranno una serie di luoghi comuni, di sciocchezzai che possono essere messi a prova e ad illustrazione di quante sciocchezze sono state raccontate nei confronti della donna. Quindi capisco bene che ricostruire un'immagine diversa e rovesciare questa immagine che sulla donna è stata costruita è più complicato. Ma sai, sono delle battaglie che si stanno facendo. Per esempio, una volta nella pubblicità il corpo femminile era utilizzato in modo esponenziale per vendere il prodotto, quasi che, siccome c'era una bella ragazza, io quel prodotto lo vendo meglio. Adesso si sta facendo una battaglia. Per esempio, i comuni stanno vietando la pubblicità di questo genere, di San Pulma non ci sono più queste pubblicità. E poi dico una cosa molto semplice: quei prodotti che fanno uso del corpo femminile in questo modo, io non li compro altri prodotti. Siccome per fortuna ci sono una varietà di prodotti, piglio e scelgo un prodotto completamente diverso. Quindi, come vedi, le strade sono molte, ma io non mi caso semplicemente qualcuno, molte altre si possono trovare se tu, insieme alle tue compagne di classe alle tue amiche, vi metterete in testa di ricostruire l'immagine femminile. Ti ringrazio per la domanda. Semplicemente perché i ragazzi immagino siano stanchi. Il discorso del ruolo delle donne in politica diventa, al di là del tardivo consenso all'elettorato attivo che è stato attribuito alle donne, ancora oggi prevale il discorso maschilista, e una donna per poter fare politica deve dimostrare di essere decisamente più brava dell'uomo, deve sgomitare. Devo dire anche che forse da parte dell'uomo c'è paura nei confronti della capacità della donna di essere meno deviante, meno deviabile rispetto ad altri. Cioè, la donna normalmente, quando intraprende una strada, la percorre anche superando le difficoltà. L'uomo cede più facilmente, e questo chiaramente. E poi va detto che in politica ancora la donna non viene considerata per le sue capacità, ma viene considerata come l'altro sesso, tant'è che si deve arrivare anche al discorso delle quote elettorali, che a mio avviso è un discorso abominevole, perché fa distinzione tra donna e uomo, quando la Costituzione garantisce i diritti politici ad uomo e donna in maniera paritaria. Ma si deve arrivare a questo, perché la politica, chi domina nei partiti, non sceglie la donna per le sue capacità, ma la sceglie a volte anche per far fare quella stessa strada
che richiamavo prima, fatta dalle Olgettine. Sulla dignità della donna, io credo che la donna possa recuperare la propria dignità se innanzitutto recupera il credo in se stessa. Io credo che cioè avere fiducia nelle proprie capacità, nel proprio ruolo di essere donna, automaticamente ridà la dignità e automaticamente ridà la forza anche all'esterno di dare quell'immagine reale che merita la donna, quell'immagine che a volte viene calpestata e che porta automaticamente poi a tutte queste violenze contro la donna stessa. Quindi cerchiamo di credere un po' di più in noi stesse, nelle nostre capacità, e se crediamo nelle nostre capacità crediamo anche di riuscire a superare gli ostacoli che ci vengono imposti lungo la strada del nostro percorso vitale. Grazie a voi, grazie a Giuseppe Maviglia, se ci raggiunge, perché questo appuntamento, prego dottore, è stato reso possibile anche grazie all'intervento, alla partecipazione della Fenice. Sappiamo che il presidente Ludovico Abbenavoli non ci ha potuto raggiungere, ma c'è un degno rappresentante della istituzione. Prego. Ringrazio e chiedo scusa per la voce. Scusi, noi facciamo parlare assolutamente. Grazie. Era semplicemente appunto il Ludo presidente della Fenice Onlus, Ludovico Abbenavoli, si scusa per l'assenza, ma per imprevisti legati alla sua professione di medico non ha potuto partecipare a questa giornata densa di significato. Naturalmente due brevissime considerazioni. Io penso che pochi riescano a parlare ai ragazzi come fanno il professore Ciconte, l'onorevole Napoli, che anche io ho avuto modo di seguire in altri contesti legati alla mia attività di giornalista. Perché il problema è proprio questo, cercare di catturare la loro attenzione, e io penso che oggi ci sia l'obiettivo sia stato centrato in maniera impeccabile. Questo è anche un ulteriore momento di crescita che si regala ai ragazzi, che bisogna dare loro gli strumenti. Poi diciamo sempre sono loro il futuro, ma naturalmente bisogna anche dare gli strumenti. Parole e fatti, esatto. L'Onlus La Fenice c'è, mette sempre la faccia in queste iniziative assieme ad Universo Minori. Questo è il nostro terzo appuntamento. E abbiamo tutta l'intenzione di proseguire su questa strada. Grazie a tutti e complimenti ancora. Grazie a voi. Oggi professore abbiamo un po' invertito anche il nostro format, perché in genere apre la padrona di casa dirigente, però oggi in modo particolare abbiamo chiesto alla dottoressa Rizzo se ci regalava le conclusioni, perché penso, dottoressa, che trasferire quanto oggi abbiamo vissuto, trasferire anche quanto espresso dai giovani, dai figli di quelle famiglie che li vedranno in televisione, sia anche un messaggio confortante per la scuola, quella scuola che troppe volte viene delegata dell'educazione dei figli, e così non deve essere. Per cui la ringrazio ovviamente intanto per averci ospitato, e poi anche perché attraverso le sue conclusioni riusciamo a raccogliere il senso di questa giornata e soprattutto a portarcelo dietro, perché è importante non parlarne solo in alcune occasioni, ma ecco, avviare quel percorso culturale di cui tanto si è parlato. Sì, è vero, prima di rispondere e di entrare nel vivo della sua domanda, mi corre l'obbligo naturalmente di ringraziare l'Associazione Osservatorio di Minori nella persona della dottoressa Tulelli, che ha voluto coinvolgere anche questa scuola in questa serie di interventi rivolti ai giovani della nostra città. Già in precedenza abbiamo
svolto altri due incontri di pari interesse e di pari importanza in un altro istituto con la stessa associazione, così come rivolgo un saluto e un ringraziamento particolare all'onorevole Napoli, che sempre più non ce n'era bisogno che venisse dimostrato, ma sicuramente ha confermato la grande disponibilità da politico, oltre che da donna, prima ancora che da donna, a quella che a rivolgere una straordinaria attenzione al mondo giovanile e a quanto questo mondo debba essere guidato in questa lunga fase, in questo lungo cammino di crescita per poter diventare cittadini consapevoli e responsabili delle proprie azioni e di tutto ciò che andranno a fare fin da adesso. I ragazzi sono sì il nostro futuro, dobbiamo prepararli per il futuro, però loro vivono la quotidianità del presente, vivono la realtà nella quale, della società nella quale sono immersi, fanno parte a pieno titolo, a 360 gradi di questa nostra società, e quindi non possono pensare di vivere su un altro pianeta per essere poi alla maggiore età, nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro e oltre, pensare di ritornare ad immergersi in questa società che è stata costituita da altri. L'obiettivo fondamentale che noi vogliamo raggiungere con i ragazzi è quello di far sì che la loro società e il loro mondo, la loro vita futura riescano a costruirsela fin da quest'età. Anche perché, riprendo la frase del prefetto Latella, nel momento in cui affermava che il tempo della formazione degli uomini e delle donne inizia proprio dalla scuola e dalle varie tappe della crescita evolutiva dei nostri ragazzi. Questo riporta l'importanza e la necessità che i ragazzi si riappropriino di quelli che sono i presupposti culturali fondamentali perché possano raggiungere la maturazione e quindi diventare cittadini consapevoli. La scuola è una cellula fondamentale della società. A volte assolve i propri compiti con leggerezza, ma è sempre presente laddove si parla di emergenze educative. La scuola non fa soltanto istruzione ed educazione, ma prima di tutto forma delle coscienze libere, delle coscienze responsabili. E iniziative di questo tipo sicuramente possono aiutare sempre più questi giovani a rendersi conto dell'ambiente nel quale vivono. La scuola interviene su tanti campi, trasversalmente accanto alle varie discipline di studio si occupa di educazione ambientale, di educazione alla cittadinanza, alla Costituzione, di educazione alla legalità, di educazione alla salute. In maniera trasversale i nostri giovani sono coinvolti in una formazione completa della loro persona. L'intervento e i suggerimenti e la riflessione che abbiamo voluto far partire questa mattina da un istituto tecnico che si cimenta anche nell'avvicinarsi a tematiche importanti come quella che abbiamo proposto questa mattina, è sicuramente un buon viaggio, un buon inizio e una buona continuazione per quella che è la vocazione della scuola. Per questo il ringraziamento anche al nostro illustre relatore, alla professoressa Conte, per aver voluto scegliere anche e accettare di intrattenere i nostri ragazzi e iniziare con loro un percorso di conoscenza, un percorso culturale che io mi auguro possa continuare di discussione all'interno delle classi, nelle loro famiglie, allargando la platea degli interventi e facendo proprio un passaparola su argomenti che potrebbero essere argomenti degli adulti, ma non lo sono solo degli adulti, perché
ve ne dovete rendere conto, prima voi siete voi a costruire la vostra vita. E aggiungo anche che il testo del professore Cifonzi è stato un testo, io non ho avuto il piacere e la fortuna di leggerlo completamente, ma sicuramente un testo di difficile approccio. E forse per questo voglio ringraziare a maggior ragione i docenti che si sono cimentati in questo difficile compito, ma ancora di più i ragazzi per la disponibilità con la quale si sono approcciati, si sono avvicinati a un testo di difficile lettura, non soltanto per le tematiche così forti, così pregnanti, così sconvolgenti, insomma. Io penso che il loro animo, la loro sensibilità sia stata veramente violentata, maltrattata nel leggere, nel prendere atto di alcune sentenze, di tutto ciò che con la storia dello stupro ha potuto in un certo senso far capire loro che cosa succede, che cosa è successo nei secoli passati. Ma questo è sicuramente un indice di maturità: se i ragazzi hanno accettato di volersi confrontare con l'autore, se hanno accolto di buon grado la possibilità di rendersi conto dal vivo e di capire, e ancora di più forse di continuare in quest'opera di crescita, sicuramente è a tutto vantaggio di questi giovani, che non si tirano indietro di fronte alle loro responsabilità, che non vogliono essere l'ultima pedina della società, ma vogliono giocare il loro ruolo fino in fondo e fin dall'inizio, fin da quando hanno la capacità di essere liberi nella coscienza, nella mente, nel ragionamento. E quindi io li ringrazio veramente di grande cuore. Forse sarebbe stato necessario una platea molto più ampia, forse, come diceva l'onorevole Napoli, pensare di, a macchia di leopardo, proporre alle scuole per un gruppo ristretto di ragazzi è in un certo senso limitante, però abbiamo delle grosse difficoltà nel coinvolgere quasi 1000 alunni tutti nello stesso discorso, oltre al fatto che l'argomento era talmente delicato, poteva risvegliare dei sentimenti, una sensibilità così forte, così dirompente, che sicuramente non ce la siamo sentiti di coinvolgere i ragazzi del biennio, ancora molto più deboli, molto più fragili. Ma sicuramente è stata, ripeto, quella condotta dalla professoressa Davano e dal professore Russo, sicuramente un'esperienza importante, anche perché questa scuola in un passato recentissimo ha avuto problemi a livello di riconoscimento della dignità del proprio corpo, della propria personalità da parte di qualche ragazzo, ha avuto problemi di scontro con se stessi, e quindi forse questo è stato il modo migliore per cercare di riaprire determinati discorsi, determinati cassetti della mente, determinate situazioni, per comprendere meglio i vari fenomeni. Ecco, io vorrei concludere ringraziando tutti voi per la presenza, la partecipazione attiva, così come permettetemi di spendere una parola a quello che è stato il filo che ha condotto tutta questa mattinata, quella del rispetto dell'altro non in quanto donna, ma solo in quanto persona, e quindi del rispetto della dignità dell'altra persona. Questo è stato sottolineato anche dalla professoressa Ioquinta, è andata via, ma io avrei voluto rivolgere l'invito a questa professionista di volersi confrontare con voi direttamente, perché mi pare che abbia toccato un po' quello che è la necessità che la scuola riesca a fare accanto a quel curriculum esplicito, che sono poi le materie dei programmi ministeriali, anche tutto ciò che permette ai ragazzi di poter crescere e di poter costruire la loro vita futura. Grazie veramente di cuore a tutti e a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa manifestazione.
grazie a te, dottoressa Cusone. Aspetti, perché i nostri format si concludono con un dono che viene dato per l'autore, un dono che ci offre la pittrice Rotundo. E grazie a voi tutti che avete partecipato, grazie a voi ragazzi in modo particolare, qui docenti, la professoressa Tavano, il professor Russo, grazie anche alla Ruffettina editrice che ci ha dato la possibilità di vedere uno dei suoi tanti gioielli, un'eccellenza dell'editoria calabrese, della cultura calabrese. Professore, vorrei che lei proprio, come sa fare in modo meraviglioso, lasciasse i nostri ragazzi con l'invito necessario a leggere quello che è il più antico strumento di comunicazione, il libro, ma che purtroppo non viene molto spesso, diciamo, fatto. Ma io credo una cosa, potete dire c'è un conflitto di interesse, tu scrivi libri, sì, però i miei libri sono anche in ebook, io li preferisco in carta, ma se non mi sbaglio c'è una, come dire, un'indagine sui nuovi lettori che tra l'ebook e la carta preferiscono la carta. Perché? Perché il libro lo tocchi, è un fatto materiale, vai alle pagine subito, vai all'indice dei nomi, senti l'odore della carta. L'ebook è una cosa immateriale, cioè proprio una cosa che a me non piace, lo dico con molta franchezza. Poi state attenti all'altro elemento, voi siete ancora ragazzi, quindi le esperienze che ho fatto io voi non l'avete fatto, però la farete nei prossimi anni. Io ho iniziato con i floppy disk. Poi c'erano i CD, adesso ci sono le pennette, adesso c'è la Google. Nel passaggio da una, da una modalità all'altra si sono persi una marea di documenti. Uno di Google, ha detto: se volete conservare una fotografia bella, stampatela. Perché quando cambieranno i modi di comunicazione, perché siccome ormai la tecnica ha una velocità impressionante, queste cose si perderanno. Il libro questo rimane. E io sono molto contento, che lui ha detto, l'abbia definito un gioiello della nostra editoria, perché Rubettino, adesso non solo, quindi posso parlare con molta più libertà, è uno degli editori che si sta affermando a livello nazionale. Un libro pubblicato da Rubettino, tu lo trovi qui come lo trovi a Bolzano. Questa è la grande capacità. Poi fateci caso ad una cosa: provate a prendere un libro pubblicato da Rubettino 20 anni fa e prendete un analogo libro pubblicato da Rizzoli, da Mondadori, Oscar, 20 anni fa, e troverete che il libro di Rubettino rimane così, perché usa una carta completamente diversa. Gli altri che si spappano nelle mani, diventano aerei. Io li odio per i libri che diventano aerei, perché un conto è il libro antico, che grazie all'età tu trovi necessariamente, come dire, un po' macchiato. Un conto è il libro che hai comprato 5-6 anni fa, che è su carta straccia, che è su carta che non vale assolutamente nulla. Quindi io credo che leggere, e poi scusate, volete prendere il gusto, io sono armato, voi non lo sapete, io sono armato, ho una penna rossa, fermi, una penna verde, una matita, e poi c'ho la penna stilografica. Come mi gira, scrivo. C'ho voglia di sottolineare il rosso, ci metto il rosso, magari ci metto il verde per alcune cose positive e il rosso negativo, viceversa. La matita posso fare dei commenti, che se non mi piacciono cancello e li rifaccio. Provate a farlo sullo strumento, è tutta un'altra cosa. Leggete i libri, date i libri. Grazie professore, grazie per il suo successo libro, e consegno a tutti il libro del suo prossimo libro. Il quadro. Allora, professore, vada al centro. Ragazzi, altri 3 minuti di pazienza, abbiamo finito. La donna araba, la donna biblica, la donna forte, la donna coraggiosa. La vita loro, questo me lo prendo, voi no. Almeno guardate. Allora,
ho voluto, siccome è stato ampiamente parlato in modo molto bene con dei relatori di spicco, quindi ho voluto cambiare, non cambiare argomento, cioè l'essenza resta sempre donna, la persona, però ho voluto tornare molto indietro negli anni, proprio nella donna biblica, la donna che Dio, come dire, aveva un rapporto veramente con Dio. Che bene o male l'abbiamo letta tutti, io sono teologa, quindi per cui ho questa preparazione teologica che mi ha aperto veramente un orizzonte. Le donne bibliche sono le donne coraggiose, donne senza tempo, questa rappresenta la donna senza tempo, la donna laboriosa, grazie, questo è bello comunque. E ho rappresentato questa donna, una discepola di Gesù, l'altra potrebbe essere Esther, la principessa, quindi con i suoi monili del tempo. Ecco, ho rappresentato altre discepole di Gesù, naturalmente il sole o la luna rappresenta la luce, che sarebbe la luce di Dio, quindi sono donne senza tempo. Quindi quella invece è la Madonna, con Maria Maddalena, e due donne naturalmente all'opposto, perché vabbè, Maria è il modello, modello di donna per eccellenza, e quindi donna veramente coraggiosa. Ho voluto rappresentare il coraggio di alcune donne che hanno insegnato veramente l'umanità impossibile. Professore, nella nostra cultura odierna manca la cultura umanistica. Chiudo con questo perché già è stato detto tutto, perché per me questo è molto interessante. Io devo solo ringraziare, cioè, il mio tempo mi ricorderà una bella giornata che ho passato con voi. Grazie, grazie a tutti. Per quanto riguarda la cultura umanistica, io ho fatto il liceo classico a Vibo Valentia, sono di Soriano, e mi sono laureato in lettere classiche a Torino. Quindi con me. Grazie, grazie ragazzi, grazie a tutti.